Consiglio Comunale, saluto il consigliere, presenti il pubblico qui in aula e il pubblico che ci segue da casa in diretta. Do subito la parola al segretario per l'appello. Signori Barcucchi, Fiori, presente. Baggi, presente. Camuzzi, presente. Carniti, Casani, presente. Comandulli, Corrada, presente. Hidalgo, presente. Marina, presente. Ferrari Oresca, presente. Marchesi, presente. Segalini, presente. Marca Leoni, presente. Partecipano tutti i membri del Consiglio Comunale. Ok, siamo al primo punto dell'ordine del giorno, esame dell'approvazione dei verbali conseguenti alla seduta del 29 aprile 2015. Chiedo se ci sono interventi. Faccio una dichiarazione di voto, non si fa di solito su questo punto, però insomma dell'altra volta ho votato per farlo. Il voto sarà favorevole, un po' perché trovo il passato di vedere le cose scritte, dove magari leggendosi vedete altre cose che erano sfuggite. È stato interessante leggere, non so se prevaleva l'arroganza o la non conoscenza delle cose, certi interventi dell'ultimo consiglio comunale, c'è frasi del tipo dovevi andare a leggerti, parlare domande come risposta dovevi andare a leggere la documentazione, questa è una cosa tecnica, non rispondo, questa è un'altra domanda. Magari la fabbricata all'area agricola, che differenza fa, da cui non rispondo, ne vado alla trasparenza, io probabilmente anche se faccio delle domande che magari erano cambiate, magari entro la trasparenza, perché siamo sui primi, magari la gente può conoscere i punti che si discutono in Consiglio Comunale. Leggere queste cose, certe volte ti sfuggono perché la situazione non è un po' perché scrivisce poco su primi. Ma leggere ti rendi conto di che amministrazione, anzi dell'arroganza dell'amministrazione che la fa. Per cui mi è piaciuto leggerli, mi è piaciuto renderti conto di come è andato l'ultimo consiglio comunale, per questo che ho fatto più. Ci si rende conto che non solo dell'amministrazione, ma anche dell'interpici dell'importanza, quindi sono stati. Io non ho degli aggettivi. Metto in votazione allora, se sono altre dichiarazioni, ok, favorevoli? Un attimo. Allora, punto numero 2, modifica il regolamento di UT, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 26 del 17/7/2014. Do subito la parola all'assessore al bilancio Guarnieri. Allora, la modifica del regolamento di UTA, una nota della UTA è stata introdotta nel pannello di stabilità del 2014, l'UTA sta per impostare il campo municipale. È basata su due presupposti impositivi, cioè il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali. È composta da tre distinte entrate IMU, patrimoniale, prima componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per servizi di visibilità, nella tassa sui rifiuti tali che si hanno finanziato i costi di servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Si tratta con queste modifiche del regolamento di UT di modifiche e considerazioni che sembrano opportune introdurre per la rete di stato regolamentare della rete ad alcune modifiche intervenute nel corso del 2014 o introdotte dalla legge di stabilità del 2015. Sono
sostanzialmente delle precisazioni che definiscono meglio i soggetti passivi, i casi di esenzioni, i modalità di versamento e così via. Tanto per citarne qualcuna, per esempio quando si tratta di tale punto 6 e punto 4 dell'articolo 6, quando parla di soggetti passivi, viene introdotta la precisazione che tra i soggetti passivi della casa rientra il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, regolamento, scioglimento, cessazione di vita vicina del matrimonio. Oppure, sempre per la casa, l'articolo 14, al comma 1, viene precisato che il tributo non è dovuto quando si appare o inferiore ai 12 euro, come se in precedenza non c'era questa precisazione del padre, o inferiore di interguadagnare per qualche malintesa. E così via. Viene comunque mantenuta la struttura tripartita, diciamo, del Stato regolamentare da IUC, imposta unica comunale, tenendo distinti comunque regolamenti in tributari per rendere più agevole la disciplina di ogni singolo tributo. Grazie, ci sono interventi. Consigliere Camorra. Una domanda che mi è venuta in mente adesso, questo va l'anno scorso, forse per una vostra vista, che come quando eravamo nell'amministrazione che sentavamo da l'IMU e le cooperative sociali, mi sembrava di aver sentito che vi era scappato l'anno scorso e quest'anno avrete fatto la modifica al regolamento. Credo che dovrebbe essere diventato fare questo, no? Ma non mi sembra di aver corretto. Che non potrebbe essere la mia sala parte, non c'è tutta lì. Grazie, buonasera a tutti. Anch'io ringrazio la dottoressa Stelia e poi tutti coloro che hanno collaborato per la stesura di questi provvedimenti, rientrano tutti più o meno nel quadro di l'arte, no? Oggi no, non fare prima, pure dopo, ma insomma, che sono poi conseguenti di questo, in particolare collegato poi con il punto 5, per fare delle cose. Noi, poi ne parleremo meglio nella città, specifico di portare il bilancio, abbiamo visto non positivo, giusto negativo, sull'insieme dei provvedimenti di bilancio. E da questo poi dipende tutta una serie di osservazioni specifiche, anche alcune cose che ci vengono invece consiglienti da forma che si è comprato. Nello specifico, ad esempio, su questo punto, sono due domande anche che credo poi sono uguali. Due domani ci sono anche due osservazioni riguardano appunto l'inserimento di esenzioni, non mi pare di aver visto, almeno una, l'altra, un'altra, qualche difficoltà o particolare prima di rispondere. La prima, per esempio, un caso molto concreto, no, che ho visto a Cremona, hanno spiegato, perché hanno discusso molto, poi parleremo anche di questo, cioè, sul livello di partecipazione del bilancio, perché non vengono parte, a che livello vengono discusse. È stata una grande discussione sul fatto che può sembrare a chi è fuori un po' dalla vita normale e difficile di tutti i giorni, insomma, che c'è, e cioè quando c'è un coniuge muore, ecco l'altro una parte della casa viene ricattata dai figli, e in questo caso si pone il problema dell'IMU,
e con un provvedimento inserito appello fatto dal capo comune inserito in un provvedimento simile viene escluso, viene riportato tutto a carico del coniuge superstite, quindi nessuno quindi tutta prima casa, anche la metà che va ai figli, che magari hanno già un'altra casa, e che quindi risulterebbe, sto fatto un esempio per dire della complessità dell'analisi e dei problemi esaminati. E quindi magari avrebbero in questa seconda parte, sarebbe per loro la seconda casa, rimanendo invece a carico del coniuge superstite, che non paga l'IMU e continuano a pagare l'IMU. Perché è vero che l'IMU, perché la risposta famosa al quesito che già abbiamo posto anche l'anno scorso, no? Noi, anche l'altra opposizione, cioè, ma perché non escludiamo dal pagamento coloro che hanno dai genitori la casa incomodata, quanti da Stellone e in altri posti hanno la casa in un momento di crisi, poi escludiamo incomodato. Ebbene, non si può per legge, perché l'IMU è una legge sulla proprietà, non sul reddito, no? È sulla proprietà. Quindi tu, anche se hai un reddito, la paghi bene. Però cerchiamo di fare il possibile perché adesso qualcuno dirà sono dei marchigiani, dobbiamo modificare l'IMU, certo, va bene, tutto questo, cerchiamo di fare in modo che con un provvedimento come questo di agevolare il più possibile il cittadino. Ma un altro provvedimento che mi pare, non so se questo c'è, un secondo, non so, magari, ma sempre come esempio per dire il livello di elaborazione di una discussione, commissione, gruppo tra la gente che è stato fatto non in un paese, ma in una città come Cremona, e il problema di chi è in casa di riposo. Per chi si trova ricoverato in una casa di riposo, la residenza viene portata alla casa di riposo, sappiamo benissimo, abbiamo avuto tutti più o meno problemi del genere. Casa di riposo, in questo caso si tratta di una casa che diventa seconda abitazione. Ecco, questo mi sembra che già l'anno scorso non è forse questo è stato anche il 6, però per dire, ci sono due esempi, infatti mi sembrava che non è stato inserito, ma per dire che queste cose che poi hanno una tecnicalità, come si usa dire, no? Anche molto elaborata, complessa, riportata una, spero di essere spiegato, ma richiedono anche un livello di elaborazione, di discussione nelle sedi opportune, e invece anche in questo caso mi dice il nostro componente, il componente della Commissione Bilancio che noi abbiamo nominato, la Commissione Bilancio è nominata debitamente stretti, ognuno ha vita ai suoi impegni, la via per il weekend, insomma, non so neanche se c'era un problema del genere. Cioè, queste cose devono essere dentro il discorso. In un bilancio partecipato, quando ci riempiamo la bocca di tante parole, bilancio partecipato non è così partecipato perché diciamo che è partecipato, ha delle regole delle forme. In questo caso perlomeno avrebbe dovuto, magari ci sarebbero trovate altre soluzioni o ancora magari no, però insomma avrebbe dovuto questo regolamento essere discusso in maniera più approfondita, vedere altri esempi, altri casi e trovare soluzioni che potessero agevolare il più cittadino. Per quanto riguarda che con il superstite c'è la relazione che si equivale con la relazione principale del coniuge superstite, quindi l'imposta l'IMU diciamo un'imposta praticamente che viene pagata comunque dal proprietario o dal direttore, da chi ha il diritto reale di godimento. In questo caso il coniuge superstite viene un diritto di abitazione, ha un diritto reale di godimento che prende il sopravvento sulla nuova proprietà di tempo. E quindi conseguentemente deve sostituirsi lui al pagamento appunto dell'IMU, anzi a gode appunto dell'esenzione perché è la sua abitazione principale. Poi per quanto riguarda l'agevolazione, anche la viene mantenuta appunto come abitazione principale, l'abitazione che viene, diciamo, l'abitazione dell'anziano che viene recuperato appunto presso la casa di riposo. E quindi è un'agevolazione che da questo punto porta nell'allevamento di per quanto riguarda le concessioni di lavoro pubblico, queste effettivamente questa agevolazione non è stata inserita precedentemente, non è stata inserita nella terza parte.
ha visto tutte le osservazioni che ha fatto erano già state previste, o sono previste in legge con l'abitazione, o erano già previste regolarmente le norme, nel senso che non sono state apportate stravolgimenti al regolamento, sono state apportate solamente degli aggiustamenti. E diciamo che il regolamento è in linea con i regolamenti che sono un po' disponibili in tutti i comuni, non solo in particolare. Gli esempi sono citati, infatti, sono tutti recepiti dal comune di Castelloni, queste esenzioni sono tutte presenti. Quindi il discorso di partecipato, per quanto riguarda il comodato, è stato introdotto invece sulla casa, una disciplina posta sulla casa. Quindi su questi aspetti del bilancio partecipato, il regolamento è stato semplicemente aggiustato lo stesso dell'anno scorso, non ci sono sostanziali modifiche, e comunque gli esempi che hai citato sono tutti esempi che non vanno a partire da queste cose, perché già ce le ha queste cose, figurate nella questione della legge, quindi cioè sono già cose che ci sono, quindi va bene guardarsi intorno, ci dà intorno, però i nostri tecnici che hanno lavorato il regolamento, precedentemente, hanno recepito tutte quelle che potevano essere modifiche le necessarie normative. Se ci sono altri esempi, c'è sempre la possibilità di partecipare, fare emendamenti e comunicare. Però gli esempi che sono stati fino adesso non erano corretti dal punto di vista tecnico. Grazie. Vorrei aggiungere qualcosa per poter lavorare sul bilancio partecipato. Questo è uno della parte minore di tutto il bilancio partecipato. Il loro rappresentante non è potuto andare, il nostro è potuto venire. Però la partecipazione vuol dire convocare prima, mandare prima la documentazione, è stata convocata senza neanche mandare la documentazione prima. Noi lo facciamo sempre, perché uno arriva a una riunione pochi giorni prima del Consiglio Comunale senza avere una documentazione su fattoni di cose, insomma. Questo non è certo, non si chiama certo bilancio partecipato, l'avete fatto, basta, e via votiamo. Ma la faccia per trasparenza che avete cantato da 5 anni. Rispondo a questa cosa, a questa affermazione, perché poi negli interventi sul bilancio si noteranno le decine di riunioni, di incontri che noi svolgiamo in tutti i settori, e quindi parlo di fatto anche su questo. Per quanto riguarda questo discorso del bilancio, è stata la commissione, però come avete visto, è possibile, volevo aggiungere questo a beneficio della partecipazione dei perlomeno del capigruppo, che ultimamente abbiamo un attimino aumentato con gli incontri del capigruppo, dovuti anche a sempre le problematiche che vedremo dopo, e è una cosa che vorrei, d'accordo con il segretario, questa cosa fare in modo un po' più breve. Quindi ci sarà anche quel momento, parlo comunque dopo, ma comunque che possono sempre delegare, anche se non possono venire loro, come è stato fatto anche l'altro consigliere, e lì si può anche fare delle richieste di questo tipo partecipativo. L'ultima cosa invece sul punto, ovviamente accennava anche il vice sindaco, i vari casi saranno monitorati e quindi il regolamento andrà modificato in base anche alla reale casistica che verrà avanti, ecco. Quindi cioè, non è che oggi approviamo un regolamento che è ovvio che sarà così fino a quando ci sarà la prossima approvazione, però siamo comunque attentissimi a vedere se ci sono delle situazioni che banalissimamente quella del 12 euro, che è stata prendere che qualcuno, ma io pago 12 euro, pago no, così adesso c'è qualche chiarezza che questa è malissima. Chiedo se ci sono altri interventi su questo punto. Allora, metto in votazione il punto dal titolo modifica regolamento IU, imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 2017 del 14. Favorevoli? Contrari? Allora, chiedo il voto per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimi.
Passo al punto successivo, approvazione del piano finanziario e tramite della componente TAR, tributo di rifiuti anno 2015. Questo è un'altra delle delibere che andiamo a approvare, che riguardano il pacchetto bilancio e le trattiamo separatamente per una questione anche di verbalizzazione che viene poi dopo un po', anche se tutte, giustamente diceva il consigliere Corrado, riguardano l'argomento bilancio, sono necessariamente collegate. Te do la parola al suo regolamento. Magari ci stiamo rappresentando le tre componenti del LUC, dell'imposta unica comunale, e i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti che è svolto dalle due gestioni, sarà fino al 31/12/2015. Quest'anno siamo potenziato il servizio attraverso la raccolta del legno nelle frazioni svolte due volte alla settimana, così come per il luogo. Si è resa anche disponibile la raccolta domicilio degli invocati, che il servizio che era partito a titolo sperimentale nell'anno scorso, ad agosto dello scorso anno, ha riscosso un notevole gradimento presso i cittadini, tant'è che si è proseguito con un buon successo nel il piano finanziario che è stato predisposto dall'ufficio finanziario, dall'ufficio tecnico, evidenzia un importo complessivo di 950.442 euro, che è sostanzialmente in linea con quello del piano finanziario dell'esercizio precedente. Sono inseriti dal piano anche i costi per 189.000 euro, sono relativi al ristoro dei costi del front office e dei office e accantonamenti per la possibilità di soluti. Si propone di confermare per il 2015 le tariffe previgenti. Le scadenze sono previste in due rate, distanti di 6 mesi l'una dall'altra, la prima scadente il 16 settembre 2015 e la seconda il 16 marzo 2016. Grazie, ci sono interventi. Consigliere Corrado. Grazie. Beh, questa tributo, tributo, diciamo, ha delle caratteristiche proprie, è un là, nel senso che qui è teoria obbligatoria, tanto quindi tanto là. Io vedo, ad esempio, non voglio dare ad esempio, come dicevo, è solo che uno ha la sua esperienza, poi quello che ha, non è che dovessimo parlare di tante cose, che si possono preparare sempre, però una delle questioni, mi ricordo, tanto per anni a discutere in Consiglio Comunale, poi è stato quello di approvare un intervento da parte dell'ente locale comune a dal 5-10% per arrivare a fare. Il Comune Cremona da anni interveniva, anche se la legge era molto libera, comunque legge si diceva soltanto dal discorso di servizio, tanto dovresti pagare, comunque non interveniva con un finanziamento dei 5-10 volte anni, quindi all'inizio del 15% era la differenza tra quello che costava il servizio e quello che poi imparava il cittadino. Quello che costava il servizio l'azienda, allora era la EM che poi fare la gestione dell'azienda, tra quello che costava il servizio e quello che il cittadino pagava solo e che si devono dare, c'era comunque la differenza di intervenire comune a sanare il buco, l'intervento dovrebbe essere fatto. Ecco, quest'anno, quest'anno il Comune Cremona ha ridotto l'aliquota per i cittadini e non ci mette niente, e continua a non metterci niente, perché pensate che fino a questo, già, questo che dicevo io della differenza, arrivava a 5, 10, addirittura 15, alcuni anni fa, comunque, fino ancora all'anno scorso o all'altro anno, metteva 100.000 euro per come compensazione. Adesso ha ridotto con una trattativa con l'Inel Gestione. Cioè, dopo non so se era così, però per adesso, con questo poi, ho fatto bilancio ieri, lì, la tariffa si è ridotta. Poi loro hanno il problema in particolare della raccolta differenziata di città, cioè non so come ha portato, una cosa del genere, perché anche un aumento di costo
perché c'è il problema dei condomini e quindi entrano nelle case, poi hanno ridotto il contributo ai cittadini. Allora io gli chiedo al cittadino, dice, ma è stato tentato qualcosa, ma premesso che per esempio il servizio sugli ingombranti, ma veramente tanto di riferimento, una cosa importante, positiva, che è stata fatta, che piace ai cittadini, ma che però costa, non è poco, il servizio non è complesso, buono, se ne ho della cosa, però il costo è alto, chiaro. Allora, stato fatto, è stato tentato un confronto per dire i costi sono questi, non sono riducibili, possiamo anche simbolicamente ridurre qualcosa. Non mi ridurre, è la cifra di tutto questo. Assessore, il sindaco Marchesi. Diciamo che abbiamo lavorato in questo anno principalmente sul miglioramento del servizio, nel senso che la prima cosa era non aumentare e quindi la cosa importante è stata mantenere, già questa è una bella difesa, mantenere i costi attuali e a parità di costi incrementare il miglioramento del servizio. Infatti sono stati introdotti due importanti innovazioni. La raccolta che ha necessitato di un lungo di contrattazione e di pressione, perché la raccolta del numero due volte delle frazioni era stata richiesta, perché quando abbiamo girato tutte le frazioni a dicembre, una delle richieste che ci veniva fatta diceva noi paghiamo più gli altri perché da noi raccolgono solamente una volta. E su questo, anche se il costo del servizio per andare a raccogliere le singole frazioni costa molto di più che raccogliere semplicemente a livello di Cremona o a livello di Castellone, perché sono case sparse, hanno altri problemi. Questo è un servizio che si è ottenuto più a parità di costi, anche se in più era appunto la raccolta di ingombranti, che anche quello ha un costo importante, perché è un servizio che prima non veniva erogato, e quindi un servizio più che viene erogato. Dopodiché mi ha chiesto anche degli investimenti sulla piazzola ecologica, che è stata appunto l'installazione di due autocompattatori per poter garantire la maggiore sicurezza della piazzola. E però sul discorso dei rifiuti siamo nel pieno della gara, quindi diceva prima l'assessore, il servizio termina il 31 luglio 2015 e c'è tutta una gara, tutto un percorso che verrà poi più ampiamente descritto, che noi abbiamo iniziato già il percorso, quindi vedo anche di chiedere su questo che è avanti, che è un discorso di risparmio, perché chi meno consuma meno spende, è un discorso che portiamo avanti, quindi in questa direzione. Volevo aggiungere che con le linee gestioni c'è stato davvero un dialogo a tutt'ora, proprio per arrivare a dare il massimo della qualità ai cittadini nostri. Il discorso che diceva prima il sindaco dei compattatori, anche questo non è stato secondario, perché abbiamo potuto con i compattatori, con gli interventi che abbiamo fatto con i porti ingombranti, prevenire sul discorso sicurezza e vandalismo, chiamiamolo così, della piattaforma ecologica, tutta una serie di piccoli furti e reati che accadevano. Questo ha permesso anche un risparmio anche delle ore della nostra polizia locale, che ha dedicato meno perché non c'è più quel problema così pressante come era negli anni precedenti, avendo risolto il problema alla radice. Questo, cioè, allargo un po' il discorso per dire che tutte le cose hanno delle conseguenze e in questo caso sicuramente positive, quindi per i cittadini. Passo la parola a una coppia di consigliere. Grazie a voi abbiamo risolto il problema dei frutti della discarica. C'è una sempre che si è cambiata, perché prima andavano le donne a piedi, adesso vengono accompagnate dagli uomini in macchina e fanno la scopa. O voi non girate, o voi non vedete, o non so, ma risolvere il problema dei frutti di discarica mi sembra una bugia, per essere. La seconda che non vanno per tutto a fare due volte di produzione in un tipo così, è una sapienza diretta, non vanno per tutto, ma poi le anche prima di andare a vedere il
No, se non vanno dappertutto i cittadini, possono segnalare un valore oppure direttamente vi assicuro che l'accordo c'è, cioè, anzi abbiamo anche i dati e è un servizio molto utilizzato. Quindi se c'è qualche caso ovviamente di mancato ritiro, ovviamente basta segnalare. Parla della soddisfazione della cosa degli ignoranti, con qualche dato magari da spiegare. Sì, non dobbiamo entrare nel merito, ma è giustamente come si è arrivato al discorso. Si è detto che accanto al discorso TARI era per giustificare anche la scelta di mantenerla così, ma per avere tutti questi servizi. Sì, posso non solo aggiungere. Mi sembra giusto che si risponda anche assolutamente. Voglio, dei vari provvedimenti, diciamo che questo per la TARI come conosciamo. Sicuro che il servizio, ma lo salvo, ma un caso, insomma, funziona, no? E poi, siccome conosciamo la difficoltà, è quello meno ingiustificato. Vedremo, caso per noi, la volta della comunità che sono arrivati, ma in questo caso è quello che potrebbe essere a più giustificazione rispetto agli altri. Nel senso che sappiamo che è difficile andare a contattare con linee migliori. Però il fatto stesso che siamo in una fase di gara, in qualche modo mette i più deboli, che sono i comuni, noi, invece nelle mani dei più deboli c'è cioè, un'arma in più per certi aspetti, no? Per cui non a caso si è potuto avere appunto la casa, il servizio anche di sgombranti, agli e non tutte le persone, ma insomma in diverse maniere, una volta, due volte alla settimana, una cosa, si è riuscito a ottenere qualcosa in più. Detto ciò, vi garantisco che non è vero che costa meno andare alle valli rispetto ad andare a Cremona dove sono i condomini, ad entrare nelle case e prendere dall'interno delle case un servizio ad hoc, oppure nelle problema non è tanto nelle frazioni che sono accorpate, ma nelle cascine sparse, non è tanto quelle valli, ma il problema della cascina qua questo mese sarà Cremona, perché se no sono 120 cascine. Quindi c'è questo problema, cioè, eppure si è ridotto, e il servizio è lo stesso, cioè a Cremona c'è questo servizio, addirittura adesso poi ci sarà un servizio più complicato, non so, magari era una cosa differenziata, ma già adesso un servizio di alta qualità e le previsioni, sto parlando del preventivo 2015, per cui sto dicendo, è già così, ma ha ridotto rispetto a qualcosa. Allora, passiamo alla votazione. Approvazione del piano finanziario e tariffe della componente TARI, anno 2015. Favorevoli? Contrari? Votiamo anche qui per l'immediata disponibilità. Favorevoli? Contrari? L'oggetto è variazione all'IVA tradizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2015, approvazione del relativo regolamento. Do ancora la parola all'assessore Bonnier. Sappiamo che l'attuale difficoltà della tutela IRPEF è pari a 465, con una fase di esenzione per redditi fino a 10.000 euro. Questa IRPEF è stata introdotta con una deriva del Consiglio Comunale del 28/6/2013. Ora, la proposta è quella di rimodulare la tradizionale IRPEF elevando la soglia di esenzione per i redditi fino a 15.000 euro, quindi passando da 10.000 a 15.000 euro. I cittadini che beneficeranno di tale esenzione passerebbero dagli attuali 1.800 circa a 1.900 circa, con un aumento di 1.100 unità. Percentualmente passerebbero da 26,4% al 42,4%. Un totale di contribuenti 6.893. Per compensare evidentemente questo sgravio e mantenere gli equilibri di bilancio, si propone di portare l'aliquota allo 0,75 per i restanti contribuenti, cioè chi
sono 3.970 circa, poi un 56,6%. In altri termini, i cittadini con un reddito fino a 15.000 euro saranno esenti dall'addizionale e non pagheranno più 96 euro pagati in precedenza. Per contro, per ogni 1.000 euro di reddito superiore a 15.000 euro dovrà essere versato 1 euro in più all'anno. Corre l'obbligo di notare che l'imposta netta IRPEF pagata dai contribuenti castellanese ammonta a circa 26.430.233, dato rispetto al 2011 che non sono ancora disponibile, ed è interamente integrata dallo Stato. L'addizionale proposta che rimarrebbe a Castellone è prevista in 996.000 euro, quindi 97.000 rispetto all'esercizio precedente, che rappresenta circa il 3-4% di quanti cittadini in Castiglione versano complessivamente allo Stato. La necessità di far fronte evidentemente di cercare l'equilibrio di bilancio trae origine dal taglio che si sono, dalle minori entrate che il bilancio quest'anno subisce, per effetto di tagli al fondo di solidarietà, per effetto di minori trasferimenti dallo Stato e di minori trasferimenti dalla provincia per complessivi oltre 250.000 euro. Quindi per compensare parzialmente queste minori entrate si è quindi reso necessario introdurre questo aumento dell'aliquota, ma con lo sgravio notevole aumentando la fascia di esenzione da portando ai 10.000 a 15.000 euro. Buon parola al consigliere Camozzi. È stata un'ottima presentazione. Abbiamo fatto lo sgravio ai redditi fino a 15.000 euro, così risparmiano, e poi per mantenere l'equilibrio dobbiamo aumentare leggermente l'ARPA. Allora il risultato dovrebbe essere zero, non più 48.000 euro. Abbiamo aumentato il personale IRPA per raccogliere più soldi. Voi la presentate bene, avete aumentato il personale IRPA per prendere più. No? 98.000 euro, no? Che mi spieghi allora cosa sono le 98.000 euro. Volevo precisare. I 98-96.000 euro che vengono raccolti in più non sono raccolti in più di spese di più, ma per mantenere la resa dei servizi come viene attualmente. Quindi per mantenere ai cittadini i servizi che vengono resi nelle misure attualmente è necessario avere la stessa quantità, diciamo così, soldoni di entrate rispetto all'anno precedente. Quindi la parità di entrate possono mantenere lo stesso servizio. Se le entrate diminuiscono, i servizi evidentemente devono trovare una compensazione o li diminuisco o trovo qualche altra forma di entrata. Sappiamo che le entrate del comune sono tutti ben limitati, in posizione addizionale, IMU, TASI e per quanto riguarda le condizioni dirette. Quindi se viene meno dal lato delle entrate un importo pari a 254.000 euro, sono degli attagli, la scrivete lo Stato tagli alla provincia, ma ancora lo Stato per professionalità, ma viene vigilato in questo modo, è ovvio che deve tornare in modo per compensarlo. In parte, operato 250 a 97 c'è cioè un differenziale notevole. Viene coperto utilizzando anche se non del tutto grosso il metodo perché è un metodo contabile, l'utilizzo di entrate di carattere straordinario per coprire spese correnti non è particolarmente felice perché le spese di carattere straordinario sono una tante, mentre le spese correnti sono di carattere, come dice la stessa parola ricorrente, oppure abbiamo deciso di utilizzare questa maggiore entrata relativa ad accertamenti di IMU, maggiori
criticavano perché ci prendevamo addosso. Discorso tardi l'anno scorso, sono circa delle discorsi, poi mi discorso una volta per il canale del discorso del bilancio. Addizionale IRPEF, così praticamente abbiamo, perché non abbiamo finito di altre cose, non sappiamo risparmiare in altre cose, abbiamo aumentato la spesa del personale, abbiamo aumentato di più, e ci servono quei soldi. Allora, ricordiamo anche tutti i residui che ci sono trovati, sono soldi. La presentazione, io ho criticato la presentazione, è stata presentata come dei santi, le parole per evitare questo caro di soldi, perché abbiamo presentato fino a 15.000 euro, ci prestiamo per riequilibrare i conti, dobbiamo montare la parte non è fatto certo, era presentata come un'opera di santi. Aiuto alle povere famiglie che sono aumentati di 98.000 euro, diciamo le cose come stanno, dopo ci spiegheremo, discuteremo al bilancio. Volevo, sì, sicuramente, sì, la sua domanda. Dico solo questo, c'è già la situazione che sento delle paternali su come uno di noi è presenta. Almeno avere il rispetto per come presentiamo il punto dell'ordine del giorno, dopo si può fare la critica sul merito di quello che è stato detto. Quindi andare a criticare sulla presentazione, sulla modalità di presentazione, prego di evitarlo. Parola consigliere Corrado. La nostra è un'assoluta contrarietà a questo argomento, perché è una situazione di crisi di questa, a parola d'ordine, Italia, per tutto, non un aumento neanche di un centesimo delle tasse, delle tariffe o dei tributi, anzi se possibile una diminuzione. E questo sono contraddizioni, in realtà difficoltà, ma questa è la pressione fiscale in Italia ha raggiunto in certo, non è colpa di questa percentuale nazionale di decimale rispetto a quella di comune, rispetto a certo, però. Questa situazione ogni centesimo che va in nuove tasse va nella direzione sbagliata, quando tutti dicono che deve andare nella direzione contraria. Ora, è lo stesso discorso che fanno no, dappertutto laddove aumenta le tasse, un po' ormai che si adattano a fare una cosa di essere un altro, perché il rischio è di avere veramente un po' fuori di piazza, vada a consumare ad altri linee, sono rivolte. Però insomma, il dissenso dei cittadini di fronte alla politica in generale, ma anche a questa pressione fiscale, porta alla protesta, qualunque pregevolezza in generale, ma insomma, possiamo non renderci conto. Qui non è vero, quindi certo non è vero, ma le stesse cose mi sembra che cioè, si continuano a richiedere da anni, qui sono 98.000 euro in più che entrano in tasse. 98.000 euro. Qui è diciamo, su 10 milioni di rotti che il bilancio questa leone è una cosa da poco, 10 milioni di rotti, sono l'1%, facciamo anche il 2%, come diceva calcolando qualche spesa, non la puoi tagliare, tutti gli economisti che sono stati sia al governo come i ministri, destra, centro, sinistra, tutti, poi criticavano questa scelta del taglio indiscriminato, no? Per dire bisogna fare il taglio mirato, magari il 10% in un posto giustamente e magari zero dall'altra parte, però tutti hanno detto che appunto prendevano come riferimento dal 2 al 4%, dal 2 al 4% sui bilanci dei ministeri si può tagliare senza che se ne accorga nessuno, voglio dire, figuratevi se non riuscite a fare un taglio dell'1% su un bilancio di 10 milioni, che vuol dire il 2%, diamo per scontato. Noi ci eravamo anche messi, poi non l'abbiamo fatto per tanti emendamenti, voglio dire, in questo caso lasciano poi il tempo che trovano, però è facile una percentuale del genere, per lasciare immutata la tassazione nei confronti dei cittadini cattolici. Non venite a dirmi che non aumentano le entrate, perché le entrate bastano, fatto sempre quello che vediamo dopo, è sul preventivo del 14, preventivo, dopo. Di
tipo per chi ci ascolta, che cosa vuol dire, che sottolineo questo aspetto. Noi stiamo a fine luglio, a luglio, discutendo il preventivo del 15, facciamo il confronto non con il consultivo del 14 già da noi approvato, ma sul preventivo del 14. Poi torniamo tutta la parola. Comunque, sul preventivo del 14 il totale delle entrate è di 6.046.000 euro e il totale delle entrate nel preventivo con questo centro è di 6.310.000. Quindi aumentano le entrate, aumentano anche le spese, come diceva per altre ragioni, adesso non voglio entrare nel mio preventivo di personale, cioè ne sono 46, cioè, aumentano le entrate da 6 previsioni 2014, 6.046.311,15 a 6.310.594,04. Quindi aumentano le entrate e aumentano anche le spese. E questa è un'operazione veramente proprio fatta sulla pelle della gente, poco, mi dice, ma è poco, è un euro. Così hanno detto tutti, fino adesso, tutti. Ed è su questo che oggi la gente non accetta più. Forse anche solo un euro, a parte che ripeto, 98.000 euro, il totale della tassa è di 1 milione, cioè il totale della tassa dell'IRPEF, dell'addizionale, è di 1 milione, o meno di 1 milione, o circa lì, no? 1 milione, quindi questa è una vera percentuale, 100.000 su 1 milione, che è 100, è l'1% sul totale del bilancio, quindi è una vera mazzata, non bisogna guardare la cifra, è una cosa, questa per noi molto molto grave, tanto più che in campagna elettorale, ma è passato così tanto tempo, perché un'altra delle cose che noi dovremmo veramente tutti, al di là delle idee, cioè il rispetto delle, non solo del valore della politica, ma anche proprio, se non altro per l'opportunità di farci un po' sgonfiare questa protesta che è altissima, che adesso ci vede tutti, cioè io sarei il primo a prescindere da questo, sono il primo a dare una valutazione positiva di una protesta del genere, ma tutti si dovrebbero vedere convinti nel dire almeno facciamo quello che abbiamo promesso. Ora voi avete promesso, anche voi come tutti, noi, campagna elettorale, niente tasse, poi avete detto, l'ho letto ieri sera nel programma, vabbè, ma a spesa, cioè facciamo più servizi, cioè a spesa immutata saremo così bravi che faremo più servizi, come sono più servizi, a spesa immutata. Allora, aumenta la spesa, aumentano le tasse, allora, cioè, se diciamo una cosa in campagna elettorale, la rispettiamo, ma questo per anche, non solo per un rispetto formale del valore della politica, dei principi di trasparenza, ma anche per evitare che monti in maniera, alla fine, che nessuno potrà più difendersi, questa ondata di antipolitica e di opposizione. Ma cosa che dicono? Ah, è tutti stessi, cioè hanno detto tutti così, allora voglio dire, cioè sono tutti uguali, siete, ma noi sicuramente questo non possiamo, noi su questo marcheremo in maniera fortissima la nostra differenza. Do la parola un attimo per risposto dopo eventualmente ad altre repliche. Dico solo questo, per quanto riguarda i servizi e le varie iniziative private, poi dopo ci sarà ampio modo per rispondere a questa sollecitazione del consigliere Corale, cioè non è che adesso nel merito delle risposte, perché ovviamente non è così. Marchesi, mi spiace vedere ancora un approccio preconcetto, perché su due cose sono state evidenziate. Un aumento della zona di esenzione a 15.000 euro, e questo è un segnale non positivo, positivissimo. Positivissimo, perché se noi avessimo mantenuto questa cosa, le persone che guadagnavano oltre 833 euro pagavano fino a 90 euro di addizionale. Fatto così, rimodulato, con le società di bilancio, non è l'1% di tagli, abbiamo fatto molto di più per arrivare a questa cosa, perché bisogna dire, noi non andiamo in piazza a spacciarci le vesti perché ci tagliano i trasferimenti, dobbiamo pagare noi al costo della provincia, i trasferimenti per le persone. No, ma la realtà è questa, però non avete evidenziato questo aspetto, che i redditi fino a 1.250 euro al mese di stipendio non pagheranno nulla, nulla, quindi sulla fascia più debole, e sono più di 1.000, non pagheranno zero. Questo non è stato evidenziato. È chiaro che per ottenere questo e l'equilibrio di bilancio pagheranno un euro in più, stiamo parlando dell'1 per 1.000,
tutti gli altri, vuol dire che i 96.000 euro, i 96 euro che risparmia quella guadagna fino a 14.999, li pagherà quello che guadagna 96.000 euro. Questo è un discorso anche di equità. In una situazione così difficile, una manovra del genere, dopo mi dite gli altri comuni sono più bassi, Cremona da anni all'8 per mille, Crema all'8 per mille, Pofalengo all'8 per mille, Castellone è salito a 7, ma è l'unico che ha portato la deflazione a 15.000 euro. Vuol dire che le fasce più deboli, io mi ricordo quando avete avuto il consiglio corale l'anno scorso, dicendo avete mantenuto tutto uguale il segno di continuità. No, questa volta non abbiamo avuto dare un segno forte. È un segno forte che è chiaro che chiede a qualcuno di sacrificarsi di più. L'amministrazione comunale sta facendo il suo lavoro e ha tagliato tutto quello che poteva tagliare. È chiaro che per 1.100 persone in più non pagheranno più l'addizionale comunale con un risparmio di 96.000 euro. È chiaro che potevamo anche mantenere l'aliquota come era invariata, però questi non avrebbero nessun risparmio proprio sulle fasce più deboli. E questo è una cosa importante. A Cremona non c'è questo, a Falendo non c'è, a Solesino non c'è questo. È una scelta importante questa, perché va in una direzione, va in un segnale diverso a alcune persone. È chiaro che per chi guadagna, parlavo prima, l'esenzione era a 833 euro al mese, soglia della povertà. Chi guadagnava 900 euro pagava. Noi l'abbiamo portato a 1.250, mi sembra. Lo potevamo fare. Allora, beh, 833 gordi, stiamo parlando di soldi di povertà comunque. Però voglio ribadire che questo è un impegno fortissimo in quella direzione. È chiaro che sarebbe bello per tutti riuscire a dire non pagate più le tasse, ma non possiamo farlo. Non possiamo farlo neanche volendo. Nel senso che i tagli che sono stati, adesso noi parliamo di uno, però parliamo dei tagli, dei trasferimenti che non sono stati effettuati. Un altro dato, nel 2010 i comuni di sette finanziari in Italia erano 8, nel 2014 erano 480. Molti comuni non riescono neanche più a verificarci. La stessa provincia di Cremona. Un comune che va in sesto genere patrimonio. La stessa provincia di Cremona non chiuderà probabilmente il bilancio del 2014. E non stiamo parlando di amministrazioni che hanno sperperato da tutte le parti. Stiamo parlando di amministrazioni che magari non riescono a gestirsi bene. Noi l'anno scorso, nonostante tutto, abbiamo incrementato la nostra amministrazione con la nostra potenza. È chiaro che magari potevamo limare qualcosa, invece di fare un aumento di 1 euro per mille, fare un aumento di 0,7 per mille. Però il problema è, l'importante era mantenere questa soglia di esenzione più alta per i redditi fino a 15 euro. Questa è la decisione importante. E questo non l'ha fatto nessuno negli altri comuni. No, però subito Roberto, sottolineando una cosa, che come c'è anche in delibera, no? Alla luce del taglio delle risorse provenienti dallo Stato per 174.000, però non abbiamo fatto nessuna analisi, siamo passati a essere detto è così, e dato di fare questo abbiamo cercato di mantenere un'equità, tenendo conto di due cose. Uno, delle fasce più deboli, e quindi la scelta di campo è stata fatta dalla popolazione, quello del Federico, e secondo, sapete tutti, ne parlavo dopo ma lo cito adesso, e con la situazione delle province il contributo per i disabili, per l'assistenza a persone disabili alle scuole superiori quest'anno è garantito solo fino e neanche tutto fino a giugno. Noi, a differenza di tanti altri che hanno scelto altre strade, abbiamo deciso questi soldi di metterli nel nostro bilancio e questi fanno parte di questo, perché nella discussione che abbiamo fatto anche al nostro interno sulle opportunità del 070, del 101 e poi anche il discorso delle esenzioni eccetera, alla fine siamo riusciti a trovare questo equilibrio e ci potete criticare sulla scelta di campo dell'aver difeso e sostenuto i diritti più deboli, questo lo potete fare, però non che abbiamo aumentato la pressione fiscale in generale, perché per noi è stata assolutamente diminuita. Sì, scusa, parola a Roberto. Ah, volevo chiedere una cosa, ma siccome sono una persona corretta, mi sentirei una persona corretta. Io ho detto che avete passato le fasce deboli, ho detto che ho fatto il loro. Il risultato era 108. Era 98.000 euro.
tasse e non è stato fatto, perché non è stato fatto in Dublino, poi la tasse era 5.000 in più. Poi improvvisamente alla fine dell'anno, l'ultimo giorno dell'anno, avete fatto i debiti per spendere a 170.000 euro, un po' l'azienda, un po' che devo ancora capire quello che probabilmente farò un'interrogazione per capire. La gestione dei tagli vuol dire la gestione, non mettiamo le tasse, possiamo i tagli in modo di arrivare alla fine dell'anno con i soldi che abbiamo. O ci mettiamo a qualcosa, non abbiamo avuto tagli, poi basta parlare dell'amministrazione difficile. Una buona amministrazione comunque ai tagli in questo momento non deve aumentare le tasse, deve fare di tutto per non aumentare le tasse. Voi siete preoccupati, voi e dopo non arrivate mai alla fine dell'anno a impegnare al 31 dicembre 170.000 30.000 euro di qua, 40.000 euro di là. Una buona amministrazione risparmia. Volevo fare solo una ultima statistica per il pubblicato. Primo, la spesa complessiva che ha fatto il Consiglio Corrada rispetto al 2014, tra il 2013 e il 2013, quindi rispetto al 2013 sono due. Quindi le spese sono due. Bisogna guardare. Rispetto all'anno precedente, deve essere 1.500.000 la spesa per l'entrata. 6.246.000 nel 13. L'anno precedente? Sì, sì. Lei quale parte ha preso? Il consuntivo. Il 14 ho preso? No, sì, di modo che preventivo 14, 6.046.000. Le entrate 6.025.000 la spesa. E 2013? 2013, 6.246.000 la spesa, eh. No, volevo fare invece un discorso con una risposta a Cabozzi. Cioè, io sono stato a 5 anni prima di essere qua e non ne sono sfruttate mai le tasse. Mai. Nessuna ha avuto mai le tasse. Quindi è chiaro che è stata, c'è stata la necessità magari di sempre tagli e cambiare le tasse, ma in 5 anni l'amministrazione precedente non ha mai cambiato le tasse, mai ridotte. Ha aumentato nel 2012, nel 2011 mi pare, di te, con il salario comunale, nel 2013 il salario comunale è aumentato e ha provato un getto di più per 1.246.000 euro, quello è un aumento. Ma lui ha scelto di questa strada, però in 5 anni, quindi venire a dire, dopo 5 anni che non si sono mai ridotte le tasse, venire a dire, beh voi riducete, ma potevate farlo quando dovevate farlo, no? Quando non ci siete più. L'emendamento del nostro caso era una nuova pasta, per dire. E infatti alla fine dell'anno ho dimostrato che poteva. Solo un minuto ancora. Dicevo prima che sono aumentate sia le entrate sia le spese e che il confronto è proprio preventivo del 14. Insisto su questo fatto, poi perché anche questo riguarda anche il discorso del fondo di solidarietà. Perché voi dite che è stato tagliato il fondo di solidarietà, ma perché fate in realtà un esame, visto che i tempi sono già avvenuti come nella nottola di Nerva, in realtà c'è già stata e già avvenuto, ma nel bilancio il riferimento invece è sul preventivo del 14, il preventivo del 14 mi dice che, preventivo, mi dice che anche il fondo di riserva, il fondo di solidarietà, era di 510.000 euro nel 14 e voi invece lo prevedete 407, da cui deriva il famoso 100.000 euro in meno che recuperereste con i 98.000 euro. Ma appunto qui c'è una contraddizione logica, nel senso che se il compro, ma è così come dite, nel senso che è dato, magari vediamo cosa, non so se è spiegata, magari vediamo che possa retrocedere il governo rispetto al tanto che ha effettuato, no? Che porta a questi 100.000 euro in meno. Ma se voi fate il confronto col preventivo del 14, non potete poi fargli nella realtà un confronto reale sul consuntivo del 14, cioè su quello che in realtà il governo ha. Comunque sia,
anche così, anche tenendo conto di questo fatto, cioè con una riduzione nel vostro bilancio di 100.000 euro rispetto al preventivo del 14, preventivo, no, dovrebbe essere invece, no, 407, ma sempre un preventivo con una delle di 407, se no vale tutto, dopo torniamo a questo punto, perché per ora ha fatto il bilancio, ha fatto il bilancio col confronto, col consultivo del 14, visto che per disgrazia siamo arrivati ad approvarlo a luglio e il consultivo è stato approvato, hanno fatto quello. Allora sì che si poteva fare una cosa del genere, non aumentare le tasse, ma addurre questa comunque come giustificazione, 100.000 euro in meno a fondo di solidarietà. Anche così sono aumentate le entrate e sono aumentate le spese, con un saldo netto da ritirare, cioè, se guardate la relazione dei revisori di conti che fuori di 22.000 euro, il comune Castelleone c'ha tutte, cioè non ha nessuna ragione per aumentare di nessun centesimo le tasse. Dite, ma le ho portato a piedi, ma certo, cioè, voglio dire, almeno quello, cioè, è un'operazione, cioè, tanto per compensare. Qua, io non so se sono 1.100, dopo, perché mi sembra tanti, 1.500 famiglie che godono di questo. Quanto? 1.100, mi sembra tanto, però che vanno da 10.000 a 15.000, cioè in quei 5.000 euro lì ci sono quei margini. Comunque sia, anche qui andrebbe fatto un'analisi più, cioè la casa e l'IRPEF sono i due settori, la casa, massacrati dalla casa, e l'IRPEF quelli che già pagano le tasse, cioè il ceto medio essenzialmente, in particolare il medio basso, si è. Anche perché quello che era medio si è abbassato molto, anche tutte le analisi sociologiche ti dicono che è avvenuto questo, perché chi è che parla lì? Quello che parla tasse, cioè, allora si va ancora lì, quindi è una riduzione diciamo di 15.000 euro lordi, guarda, guarda, sono questi dati, cioè, nulla da dire, ma comunque ci sono 100.000 euro in più di tasse messe sul conto dei cittadini di Castelleone, quando non ce n'era assolutamente bisogno. Se ce ne fosse stato bisogno, ripeto, comunque l'1% del taglio sulle spese non c'è. Andate a vedere tutto quello che diceva, dico, dai primi ministri, lasciamo stare Monti o questi, da tutti, non c'è nessun ministero, nessuna spesa che non può reggere un taglio dell'1%. È una precisazione per tutti. Infatti i dati che si mettono al bilancio del confronto viene fatto con il preventivo per 2014 e il dato che non è allineato preventivo sul preventivo, preventivo la colonna precedente fa riferimento al definitivo 2014, mentre la colonna che c'è ancora prima fa riferimento all'accertato del bilancio 2013, quindi dell'anno di bilancio precedente. Tenendo conto, mi scusi, che la differenza che lei aveva evidenziato con 407.000 euro rappresentati dal fondo di solidarietà del 2014, questa comprende la quota praticamente che è stata cancellata e reimputata, quindi praticamente il dato, cioè, diciamo la differenza che c'è tra il fondo di solidarietà dell'anno precedente e il fondo di solidarietà di quest'anno è di 169.000 euro e questo è stato stabilito quindi dal seguente parametro, che sono il taglio praticamente del decreto legge 66 del 2014, che era previsto in taglio del 2014 e un aumento, un ulteriore taglio di 187 milioni di euro su 2015. Il taglio da 2.500 milioni a 2.600 milioni, stabilito con il DL 95-2012, poi il taglio praticamente stabilito dalla legge di stabilità di 1.200 milioni di euro, quindi praticamente siamo passati effettivamente da 515.000 euro come fondo di sovranità del 2014 a 346 nel 2015, quindi c'è stata praticamente una differenza di 164.000 euro. A cui si aggiungono 50.000 rappresentati comunque dai trasferimenti statali, perché anche questi si sono ridotti di 50.000, quindi purtroppo i tagli in tutto sono stati intorno ai 200.000 euro dello Stato sostanzialmente. E nello stesso tempo praticamente questa, diciamo che il bilancio acquadra quest'anno utilizzando dei mezzi straordinari che sono rappresentati dagli accertamenti IMU, in quanto entro il 31 ci sono stati messi parecchi accertamenti diciamo, dell'IMU che sono divenuti definitivi entro il 28 febbraio, quindi abbiamo dovuto contabilizzarli necessariamente nel 2015, e questi hanno portato un po' di respiro sul bilancio, però sono mezzi straordinari di bilancio.
bilancio, quindi purtroppo hanno compensato solo parzialmente il taglio e ovviamente si è dovuto ricorrere al momento per mantenere l'equilibrio di bilancio, che altrimenti purtroppo non avrebbe potuto avere. Posso? Sì, sono ricordato. No, nel senso che l'intervento da ragione per cui si va a bilancio, poi sono questi, anche perché siamo andati, che pensiamo tra l'altro è stato. Io anticipavo prima un concetto che poi è un po' di stabilità, non tanto in relazione a queste cifre, nonostante questo, e poi passo a più di prima, nonostante questo, ripeto, le entrate sono aumentate a 6.310.000 rispetto a 15 milioni rispetto a 6.040.000 14 e le spese sono aumentate di 6.349.000 rispetto a 6.020.000, nonostante il totale. Ma io facevo un'altra osservazione, no? Dicevo, per la contraddizione che non consente, non si può paragonare le pere con le mele. Cioè, allora io ho il si vede qui, no? C'è il consuntivo del 13, c'è il preventivo definitivo, preventivo. Quante volte si fa il preventivo, poi si approva, adesso sarà, ce ne farà uno o due, perché ormai siamo a luglio, ma quante ce ne fanno di approvare di modifiche? A preventivo, cioè il nome in testa, il preventivo, si fanno delle varianti. Quindi alla fine poi entro, non so adesso quante è la data, entro non è più novembre, fino a quant'è? Le variazioni. L'ultima che fa il problema che vanno le variazioni, quindi questo. Poi si fa il consultivo l'abbiamo provato a marzo, aprile, di scorso. Allora, se, o si fa, come ha fatto Cremona, il preventivo, il consultivo del 13, il consultivo del 14, e c'è anche il preventivo del 15, anche se siamo a luglio, ora è il consultivo. Se no, fai il conto come si fa qui, no, è legittimo, col preventivo del 14. Però allora, se fai col preventivo del 14, il preventivo del 14 dice 500, vabbè, tu metti 400 perché sai già, perché quello che è già avvenuto, è la storia che è andata avanti, ma però non è, no? È una contraddizione, e questo volevo dire io prima, cioè che bisognerebbe sempre paragonare appunto le mele per avere dei risultati comparabili. Detto ciò, può essere una questione di forma, così, al giorno ho fatto, le entrate sono comunque aumentate, le uscite sono comunque aumentate, l'addizionale IRPEF insieme alla casa sono le tasse che sono le più odiate dai cittadini e appena ad essere penalizzate è quella famosa classe media che è le multe, vabbè, però non lo so, adesso bisognerebbe vedere, saremo su 60.000 euro di multe, non lo so in percentuale quanto è studiato, non ho voluto fare, però insomma queste, e si va sempre lì. Allora, io direi adesso, se non sono altri interventi su questo punto, di votare questo oggetto e poi ovviamente la discussione proseguirà e la riprenderemo questo concetto, quindi è così accurato. C'era qualche precisazione, poi andiamo avanti con la votazione. Normalmente in votazione il punto relativo alla variazione all'aliquota nazionale comunale IRPEF per l'anno 2015 e approvazione del nuovo regolamento. Favorevoli? Contrari? Allora votiamo le immediate disponibilità, favorevoli? Una. Ecco, allora il punto successivo riguarda la IU, che è la determinazione del tributo sui certificati anno 2015. Ancora la parola al assessore Guarnieri. Tasi con le tre componenti, secondo la IU, perché non abbiamo visto la TASI, questa è la TASI, verrà su anche di due presupposti positivi, possesso di immobili e lavorazione di servizi divisibili. All'interno di servizi divisibili si intendono tutti quei servizi che il comune svolge con la cittadinanza, dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente produttori. Di questo è stata istituita con la legge di stabilità del 2014 e è stata un regime TASI, è stato prorogato per il 2015 con la legge di stabilità del 2015.
base imponibile è la medesima dell'IMU. La Cattaneo si propone di confermare l'indice del 2013 nel modo dell'anno 2014, cioè 2 per 1000 per la dotazione principale della delle pertinenze, con la dotazione per la dotazione principale pertinente di 90 euro, fabbricante in un'ora supplementare 1 per 1000 e stante mobile 1,7 mila. Qualora l'occupante sia una persona diversa dal titolare del diritto reale sul mercato immobiliare, resta a carico di costruito il 30% della monetaria prodotta. I costi, i servizi indivisibili a cui la copertura è diretta anche se parzialmente della TAS sono i seguenti: di abilità e generazione pubblica 500.000 euro circa, servizi demografici 128.771, servizi di vigilanza 399, servizi cimiteriali 107, per complessivi 1.035.495. Il debito lordo previsto dal tributo è di 560.000 euro. Scadendo il pagamento a clienti che è quello previsto per l'IMU 16 giugno e 16 dicembre. Sì, qualche intervento? Beh, non posso dire a molti. Non posso dire che avete 11.000 euro in più di entrate, magari lo trovate o calarla o almeno una eliminazione della piazza, non so. Sull'illuminazione della piazza lascio perdere perché sono di sono. Allora, quindi prima c'è stato un aumento, ma l'anno scorso l'osservatore della Giana che non era stato fatto nessuno sforzo, non di fantasia, in realtà, quindi ci chiamo, a vedere quali possono essere le detrazioni possibili. C'è stato un caso solo di Milano, eccessivo, perché Milano ha avuto 27 diverse modalità, quindi ci si perde anche solo a guardare. Però voglio dire, uno sforzo di questo tipo, per questo fatto che torniamo. Coinvolgimento di tanti. La cifra è consistente. Diceva l'assessore appunto dove questi soldi andranno spesi, però avevo letto che le citazioni comunque fanno comunque la nostra contrarietà, il fatto che non siano state le ferrovie, sono possibili più le trazioni che non, più varianti che non cammino, perché la base è la proprietà, mia tutta la proprietà, qui sono servizi delle controlli, da servizi dei controlli. Dei popoli cittadini sono possibili, una diversificazione maggiore. Però mi sembrava di vedere invece una destinazione di spesa, in questo caso 500, 1000 euro, una destinazione di spesa per servizi, che, cioè non tutta questa spesa, no? Un milione e mezzo che invece stava l'assessore, chiedo questa, magari lo raccomando io da qualche parte, cioè, questi 500.000 non vanno tutti a strade, dove dovrebbero andare, ma vanno solo in parte, da questo punto di vista, in altra parte vanno per il fondo complessivo di bilancio. Su questa cosa rispondiamo. Diciamo che questi costi, praticamente dei servizi indivisibili, coprono, che sono rappresentati dei servizi cimiteriali per 107 mila euro, dei servizi demografici per 128, dei servizi di bilancio per 299 mila euro, complessivamente 1 milione e 35. Questi sono i costi che vengono coperti solo parzialmente da quei 560.000 euro che è la base che copre una parte di tutti questi servizi che sono comunque in doppio rispetto a un costo del tempo per la base. Allora, se ci sono altri interventi, non sono altri interventi, il messo in votazione il punto del posto unico comunale di direzione del tributo sui servizi TASI anno 2015. Favorevoli? Contrari? 3. Votiamo immediatamente eseguire il tanto di questa. Favorevoli? Unanime.
sempre il bilancio è conferma l'ICO per i punti nel 2014 per l'anno 2015. Ecco la parola al sole, guardi. Il componente qui è l'ultima componente della IUC, si propone di confermare appunto le ipotesi non previgenti, in particolare l'abitazione principale in categoria 1 a 3 a 9, la fila pertinente 4 per 1000, compensazione 200 euro, l'aliquota altri mobili 8,4 per 1000, scadenza del tributo fissata per mesi, 2 anni, 16 giugno e 16 dicembre, gettito complessivo al periodo del primo 1.141.000. Al netto della quota dell'alimentazione del fondo di solidarietà, quantificata in 621.532,24. Quindi, in mutato il tempo. Chiedo se ci sono interventi. Se non capire che abbiamo già parlato prima, no? Ok, allora metto in votazione per conferma l'ICO per l'IMU in vigore del 2014 per l'anno 2015, favorevoli, contrari. Votiamo qui l'immediata eseguibilità. Un attimo. È armonizzazione contabile, rinvio 2016 di adempimenti in materia di contabilità economica patrimoniale e di bilancio consolidato. Questa cosa per la parola al signor Guarnieri. Allora, il decreto legge 23 giugno 2011, numero 118 e successivo, il decreto 126 del 2014, dispone che con decorrenza del 2005 vi sia la. Quindi sia l'armonizzazione dei sistemi contabili, degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi. L'articolo 3, però, comma 12 del citato DL, ne consente tuttavia il rinvio al 2016 per gli enti che non abbiano partecipato alla sperimentazione nel 2014. Al fine di consentire agli uffici del Comune la completa attuazione e implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi e organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili, si ritiene opportuno avvalersi della possibilità offerta dalla citata normativa e pertanto si propone al Consiglio, data la sua competenza in materia di bilancio e rendicontazione, di rinviare al 2016 l'adozione del piano di conti integrato, l'adozione dei principi applicati alla contabilità economica patrimoniale, conseguentemente della contabilità economica patrimoniale della contabilità finanziaria e l'adozione del bilancio consolidato. Quindi io rinvio all'anno prossimo dandoci consentendo utilizzando questa facoltà che ci è data dal decreto legge. Io sono intervenuto con la consigliera. Due domande. La prima, si intende 2016 bilancio bilancio consolidato, no? E questo che conseguenza ad esempio per la scuola, l'azienda? Nessuno dal punto di vista oggettivo, è semplicemente una diversa riclassificazione dei conti, un piano di conti differente, un diverso approccio, più vicino all'approccio economico e patrimoniale tipico delle aziende private, piuttosto che il vero approccio finanziario che ha attualmente lo schema di bilancio. Quindi è semplicemente un rinvio di schemi nuovi che sembra opportuno data la farraginosità e la complessità della riorganizzazione dei tre uffici. Io vorrei solamente una precisazione, nel senso che anche tecnicamente si è andato sul sito del MEF, hanno elaborato tre principi contabili diversi, per tre anni diversi, quindi sono poi in bozza, sono complete condizioni. Quindi questa amministrazione contabile richiede un lavoro da parte tecnico, da parte di uffici, lo credo soprattutto su dati non ancora certi, perché su diversi sito del MEF hanno lavorato la volta, 2014, 15, perché sono ancora dentro di bozza, quindi questo era per alleviare un maggior onere sul campo del lavoro del tempo. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione il punto relativo alla regolamentazione contabile per il 2016 e agli effetti adempimenti in materia di contabilità economica patrimoniale e di bilancio consolidato. Favorevoli?
Astenuti. Mediante eseguibilità, favorevoli, un anno. Allora, adesso passiamo al punto successivo che è più corposo perché riguarda la proposta del bilancio di previsione anno 2015, la relazione previsionale e programmatica e poi anche il bilancio pluriennale. Allora, adesso penso che tutti abbiano letto la relazione. Io do la parola prima al Assessore Guarnieri che fa un trattamento introduttivo e poi Assessore e Consiglieri intervengono per illustrare la relazione regionale programmatica che compete alla loro delega o alle loro deleghe. Quindi do subito la parola all'Assessore Guarnieri e poi. Allora, si premette che il bilancio 2015 è stato redatto adottando gli scritti bilanci del rendiconto vigente nel 2014 e che conserva il valore di tutti gli aspetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, avendo rinviato appunto nel 2016 l'adozione del bilancio armonizzato, a fianco appunto il bilancio autorizzativo e il bilancio conoscitivo che viene redatto sulla base dei nuovi scritti del DL 118-211. Come noto, il nuovo schema di bilancio sarà quindi obbligatorio del prossimo anno e dà la possibilità di armonizzare i sistemi contabili di regioni, province e comuni. Nell'argomento che è un'operazione molto complessa e però è procrastinabile per garantire il monitoraggio e il controllo dell'andamento della finanza pubblica per consentire la raccordabilità in ambito europeo. Premetto che non entrerò nel dettaglio dei numeri facendo l'invio agli allegati e depositati per il compiuto esame da parte dei consiglieri. Accenderò invece alle novità normative che impattano sul bilancio 2015. È importante infatti sottolineare che già dal 2015 la contabilità degli enti si basa sul principio della competenza finanziaria potenziata, secondo cui tutte le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono imputate nell'esercizio nel quale vengono a scadenza. Il principio determina una profonda innovazione nel sistema di bilancio. La coincidenza infatti tra la scadenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata e l'esercizio finanziario, in cui certamente i pegni sono rilevati contabilmente, garantisce l'avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economica patrimoniale, rendendo in questo modo possibile una auspicata e decisiva anche riduzione dell'entità dei residui. L'applicazione di questo principio su cui il momento da poco tempo piuttosto dovete poi sapere chiaramente del caso, l'applicazione di questo nuovo principio ha dato luogo quindi alla necessità di effettuare un riaccertamento straordinario dei residui e dal riaccertamento straordinario dei residui fatto alla data del 1 gennaio 2015 scaturisce il fondo pluriennale vincolato, che è da iscrivere in entrata nel progetto 2015 del bilancio di previsione, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi e i residui attivi reimputati se positivo. Pertanto, il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive delle enti già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quelli in cui è stata accertata l'entrata. Questo saldo finanziario garantisce la copertura finanziaria delle spese già finanziate ma imputate ad esercizi successivi a quelli in corso. Per il Comune di Castellone, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, si era originato il seguente fondo pluriennale vincolato, per parte corrente 61.612,8, parte capitale 825.458,46. Un'altra novità, cioè l'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili, comporta anche la necessità di gestire il fondo crediti di dubbia e difficile esazione. Allora,
Occorre sostanzialmente la necessità di gestire questo fondo, nasce dal fatto che le entrate di luglio di difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, devono comunque essere chiaramente accertate per il loro ammontare, ma allo stesso tempo occorre evitare che questo accertamento complessivo assicuri finanze spese non coperte evidentemente finanziariamente. Per cui il fondo di crediti di luglio di esazione sono rischi. Diretto ad evitare l'utilizzo di entrate di utilizzazione attraverso uno stanziamento delle spese a titolo di accantonamento e non potendo essere impegnato concluirà nell'avanzo di amministrazione come quanto accantonato dallo stesso. Per arrivare alla determinazione del quanto di questo fondo rischio, di questo fondo crediti di dubbia esigibilità, si opera sostanzialmente verificando la media del triennio precedente di che possono dar luogo a crediti di difficile esazione, si va a verificare il grado di esigibilità, quindi la risposta, la percentuale di risoluzione, il complemento 100 che dà il grado di mancata risoluzione, per il comune di Castiglione è dell'8,14%. E questo 8,14% viene applicato al montare, diciamo, in questa media del credito di esigibilità. Per il 2015, tuttavia, è possibile accantonare, deve essere accantonato, un importo pari al 36% del fondo così determinato. Lo stanziamento previsto in bilancio da parte del Comune è leggermente superiore, è pari al 37,35% e non molta a 55.000 euro circa. Quindi complessivamente il fondo per le due esigibilità è di 155.389, per quest'anno è consentito accantonarlo soltanto il 36%. La nostra percentuale è leggermente superiore. Altra importante novità normativa che impatta negativamente sul bilancio riguarda da un lato la diversa modalità di determinazione del saldo obiettivo per garantire il patto di stabilità interno e dall'altro l'ennesimo ulteriore taglio al fondo di solidarietà in cui si è già in precedenza poi accennato. La diversa modalità con cui si è pervenuti alla determinazione del saldo obiettivo ha determinato un peggioramento netto del saldo del comune di Castiglione che inizialmente di saldo a 106.068 euro è stato portato a complessivi 294.899 euro, quindi quasi triplicato il saldo obiettivo per effetto delle diverse modalità di determinazione. Non sto a verificare le modalità di calcolo, sono veramente in una fase di modalità mostruosa. Comunque, in base al calcolo effettuato dall'elaborato del livello obiettivo quindi 2015, è stato quantificato in 351.942, da cui viene ridotto il fondo prezzi di tutte le civiltà, quantificato in 58.000, come abbiamo visto, per cui discende da questo obiettivo netto 2015 pari a 294.000 euro circa. Oltre quindi ad un obiettivo in peggioramento rispetto a quello determinato con le regole fissate per la progressività per le diverse modalità, ci sono anche molteplici casi inerenti ai fondi di solidarietà comunale che sono già stati in precedenza già illustrati da Sardegna. Il fondo di solidarietà comunale è in realtà un fondo nato con una finalità perequativa, nel senso di distribuire in maniera orizzontale a contribuire e distribuire appunto le eccedenze dei comuni ricchi sul profilo della tassazione patrimoniale ai comuni meno ricchi. Non sto a giudicare sulla bontà di chi sia più o meno bravo, di chi sia più o meno povero o più ricco. In realtà il nostro fondo di solidarietà viene tagliato di ulteriori 169.000 euro, come abbiamo visto poco fa. E non è detto che non possa subire ulteriori modifiche, tra l'altro. Quindi sì, poiché si ritiene fondamentale.
fondamentale che le scelte politiche siano mirate al mantenimento dei servizi esistenti e siano comprensibili direttamente ai cittadini, grazie alla creazione di strumenti di consultazione di tutti i documenti di programma, ad ora dell'ente, di contenimento possibile della pressione tributaria, un momento economico delicato che è stato sottolineato da tutti, è stato comunque necessario introdurre, abbiamo visto, un aumento dell'aliquota dell'IRPEF, tradizionale IRPEF, e c'è da notare che in prospettiva l'investimento da fare per contenere il più possibile costi è necessario investire moltissimo sul profilo dell'informatizzazione ulteriore attraverso l'utilizzo e il potenziamento di altri software per cercare di standardizzare il più possibile i processi, puntando evidentemente alla formazione del personale, una formazione sempre più puntuale, in grado di adeguarsi evidentemente all'evoluzione normativa e improntata sempre di più al potenziamento tecnologico. Per la realizzazione di questo programma, naturalmente il programma della utilizzerà il personale prevalentemente le professionalità prevalentemente di tipo tecnico che sono all'interno e le attrezzature di supporto alla via di programmazione e di costruzione delle leggi saranno il possibile potenziate. Del programma e permane la conservazione e salvaguardia del patrimonio immobiliare del rete, da attuarsi attraverso interventi manutentivi di qualificazione, sia sotto gli aspetti tecnologici che ambientali, che garantiscono migliore attività, maggiore produzione anche in termini di sicurezza. Infine, naturalmente, quello che potremmo offrire ai cittadini e utenti si permettono di qualità della vita attraverso la qualità delle strutture degli immobili, dei servizi, degli impianti e degli spazi presenti sul territorio. Il programma che si continuerà nel corso degli anni comprende l'erogazione di interventi di edilizia scolastica, edilizia destinata a funzioni, a servizi pubblici, edilizia sportiva e edilizia residenziale pubblica, cimiteriale, per manutenzione del verde, parchi, giardini e cercherà di creare condizioni per far sentire la città misura di tutti. Al comune compete per sito ottimo di monitorare e verificare la qualità di servizio erogato alle città partecipate e di gestione delle infrastrutture. In particolare, nel corso di implementazione applicata dell'ASN, in quanto contratto di servizio della terminale, a fine di dar corso a quanto ipotizzato a seguito a quanto già iniziato dalla costruzione. In generale, si rileva la presenza di un patrimonio immobiliare del Comune di Castiglione importante, che necessita del completamento di una approfondita analisi sulla situazione di fatto, a fine di programmare gli interventi di modernizzazione e valorizzazione, anche a fronte delle risorse di risorse economiche. Conseguentemente, le nostre azioni sono finalizzate a individuare una serie di elementi per una corretta programmazione che garantisca un miglior livello funzionale e qualitativo di beni delle strutture esistenti. Adesso entrerò brevemente nei principali interventi in corso. Uno dei principali interventi in corso è appunto quello del Palazzo Bolognese. Il progetto nazionale per Palazzo Bolognesi è stato avviato la scorsa estate appena pubblicato nella fine del periodo, individuando come obiettivo il restauro e la manutenzione del Palazzo Bolognesi, sede della biblioteca comunale di Giulio Rocchi, dell'unità comunale, dell'archivio storico e delle varie associazioni di volontariato. Lo strumento della bonus consiste in un credito d'imposta concesso a fondi di erogazione liberali effettuati in denaro per il restauro e per tutti i beni artistici pubblici, una misura del 65% del 2015 ed è 50% del 2016, da ripartire in 3 anni di pari importo.
Le persone che possono fruire, quindi gli enti che possono fruire di questa agevolazione, sono sia le persone fisiche che però hanno l'attività di impresa, sia gli altri enti titolari di impresa. Vado via velocemente su questo aspetto. Al 19 giugno 2015 le donazioni effettuate per mezzo della fondo di Castellone ammontano a 38.350 euro, il che ci fa, diciamo, desperare per il prossimo domani, che già questo è un risultato assolutamente disperato, straordinario. Tutte le informazioni per quanto riguarda chi volesse partecipare per venire alla CON si trova sia sul sito del Comune di Castellone e poi lo trova a maggior ragione sul sito del Ministero, il sito www.gonus.gov.it. Se andate sul sito del Ministero trovate il Palazzo Domenelli, piazzato proprio a metà tra la casa natale di Rossini a Pesaro e il teatro di Vincenzi di Bergamo. E anche da lì si può contribuire per la salvaguardia. Interventi, come vedete, la situazione del nostro Palazzo Bonesi non è una situazione delle migliori, gli interventi sono diventati ormai improcrastinabili. I principali interventi, come abbiamo detto, la priorità sono quindi la manutenzione dei tetti, la manutenzione dei pivani, la manutenzione dei serramenti, la manutenzione della facciata e la tipica della facciata. Si opererà principalmente sul corpo centrale, dopodiché anche sul corpo laterale verso via Rocca. Per quanto riguarda il piano economico degli investimenti, così attualmente previsti sono 75.000 euro dal capitolo 89-20 e 90.000 e 110.000 euro al capitolo 90-20. Okay. Dopodiché utilizzerei un altro importante intervento che riguarda il nuovo centro di cultura. È in fase di realizzazione il nuovo centro di realizzazione, in fase di progettazione il nuovo centro di cultura di Giulio Carello. Come sapete l'attuale centro di cultura è attualmente localizzato nella vecchia scuola materna che in dismissione. Attraverso appunto la gara di appalto per l'affidamento del servizio di istruzione scolastica dal 1 settembre 2015 al 21 agosto di Barcellona, prima del 2024, è prevista da parte della società che userà l'appalto la realizzazione del nuovo centro di cultura. Il nuovo centro di cultura, quindi destinato alla somministrazione, alla preparazione e alla somministrazione dei pasti per tutti gli alunni delle scuole di Castellone, troverà la localizzazione all'interno del complesso scolastico di Via del Carnello. Il partito, che è questo, come potete riconoscere, che si svolgerà, e in particolare occuperà, diciamo, l'ala posizionata a sud al piano terreno, quindi della sezione del progetto che è stato realizzato. Principalmente occuperà quindi la parte più esterna dell'edificio che verrà svuotata una volta pronta la nuova scuola dell'infanzia e si dividerà principalmente in due parti. L'intervento complessivo è di circa 280 metri quadri, in cui 140 metri quadri sono dedicati al spazio di centro del popolo e dei servizi. E altri 140 metri quadri sono destinati a la concentrazione adiacenti al centro cultura delle sale di ricezione per la scuola diciamo elementare. Mi spiace che il piano economico non è molto ben chiaro. Il piano economico di realizzazione dell'opera prevede comunque un investimento complessivo di 318.000 euro, 261.50 e un importo esclusa di 278.000 euro. Questo è l'importo per la gara. Altro intervento importante riguarda gli interventi di Muro Manfredi. Come sapete, a seguito di un accordo stipulato a dicembre di quest'anno con le mie istituzioni, il Comune di Castellone e l'istituzione si è impegnata a esibire sul territorio di Castellone investimenti in infrastrutture e reti per quasi 450.000 euro. Questi interventi, che vengono concordati di volta in volta con l'istituzione, hanno la prima, diciamo,
vengono realizzati, i lavori si stanno già effettuando nella zona di via Mura Manfredi all'incrocio tra chiesa della Trinità e di corrispondenza delle ruote. Il progetto prevede principalmente quindi la riqualificazione sia del manto stradale che dei marciapiedi, la ricostruzione dei corri e l'intervento proposto consiste principalmente in rimozione corri esistenti con i marciapiedi delle ruote, demolizione dei marciapiedi, realizzazione di cambiamenti tecnologici per passaggi, posa di nuovo corri di pietre, realizzazione di marciapiedi con pure il portico e sostituzione del tappeto delle spalle, nonché la realizzazione dei vari sottoservizi. Per quanto riguarda la nuova squadra di infanzia, un aggiornamento sullo stato dell'opera. Dunque, il finanziamento dell'opera è stato completato con 200.000 euro di termine del 1946 del 2012-2014, 500.000 euro con determina, 294 del 4-12-2014 e 1.700.000 euro con mutuo ipotecario con delibera del Consiglio Comunale numero 56 del 2017-2014, poi stipulato dalla società è diventata dal 2015. L'investimento complessivo quindi effettuato nel periodo dal 2014-2015 per l'amministrazione è aumentato di 1.400.000 euro. A fronte di questi investimenti la società, questo è proprio quello che era, la società ha in corso di vendita gli immobili conferiti a suo tempo dal comune. Per l'attività di vendita si è proceduto all'applicazione sul centro di vendita locale con la sua provincia degli immobili, la realizzazione del sito internet, open day e sono tuttora in vendita, sono tuttora in vendita gli immobili della società patrimonio che possono essere visionati sul sito internet per indicare quello che è la situazione delle perizie e i prezzi di vendita. Le informazioni le trovate sia su Facebook Stagione Stru che su Facebook Comune su Stagione Concerto. Questi erano i principali interventi. Sì, se poi lo parlo abbiamo fatto. Dunque, tra le altre importanti opere da segnalare, abbiamo sicuramente la realizzazione del centesimo lotto dell'Opoli. Sono stati stanziati dal comune 145.000 euro e si intende comunque procedere alla razionalizzazione della gestione del cimitero dei servizi cimiterali attraverso l'utilizzazione degli investimenti già effettuati e programmando la realizzazione di nuove opere in classe anche negli anni successivi, nonché all'interno di manutenzione. Sono inoltre in corso ulteriori interventi che riguardano gli spazi di mercatali, sono in corso di realizzazione di interventi interessanti su servizi della zona mercatale di zona mercatale di Roma Manfredi che porteranno anche a migliorare gli istituti degli spazi di superficie, nonché la realizzazione corretta di queste correnti piazza lì sotto lo svolgimento di città mercatali e dei redditi pubblici. È stata effettuata nel corso dell'estate in via di completamento l'ampliamento della sede della polizia municipale. In corso di completamento dei lavori di ampliamento della sede, in via dei vari, con l'aggiunta di una nuova sala, in previsione anche della realizzazione della nuova centrale operativa di videosorveglianza, in corso di questa realizzazione, nonché un adeguato spazio per l'espletamento delle pratiche d'ufficio. Per quanto riguarda gli impianti sportivi, è stata condotta un'analisi approfondita per le strutture, lo stato di criticità sono le modalità e gli impianti. Si è dato avvio una serie di interventi di manutenzione ordinaria, in ragione delle fondi finanziarie disponibili. I prossimi anni troveranno attuazione per le azioni di messa a norma dei bambini, gli impianti di programmi sanitari finalizzati alla riqualificazione energetica e all'acquisizione delle necessarie certificazioni di qualità. Per quanto riguarda il palazzo dello sport, è stato predisposto un progetto per risparmio energetico del palazzo dello sport, per attuarsi mediante la realizzazione di nuovi impianti di risparmiamento. Il progetto ha già partecipato a un bando regionale, risultando ammissibile ma non finanziato. Realizzazione ovviamente articolata necessario reperimento dei fondi anche grazie alla partecipazione di altri bandi di finanziamento pubblici e privati.
tribuna calcio campo Rivoli, poi a Rivoli nel corso del 2015 procederà la manutenzione delle tribune per il collettivo che si trova attualmente in corso ed altri interventi di manutenzione ordinaria allo scopo di poter garantire un'idonea sistemazione dei residui spettatori già al prossimo campionato. Piscina comunale che è attualmente in funzione, si valuterà la possibilità comunque di proporre la procedura per la gestione combinata degli impianti da sportiva della piscina comunale a cui garantire l'impianto dei servizi finalizzati anche in utilizzo pluriannuale. Per quanto riguarda la manutenzione delle strade, come già abbiamo anticipato, è previsto un investimento di circa 450.000 euro attraverso la convenzione stipulata con la distribuzione. Il primo intervento, come già detto, è quello di Romano Alfredi, il secondo intervento sarà quello di Via Cappi. Volevo citare come riferimento alcuni aspetti che riguardano il decoro urbano. Per quanto riguarda il decoro urbano, è stata data via alla ricerca di sponsorizzazione già l'anno scorso, a luglio e dicembre, la ricerca di sponsorizzazione per la manutenzione di Atalia. Questa ricerca di sponsorizzazione ha risultato la sistemazione della piazza della Vittoria e della Fontana, nonché delle nuove di piazza Borgoisso, grazie ai contributi da parte dei cacciatori, dall'altra da parte del Borgo e altri. Continuano questi interventi attraverso sponsorizzazione, diciamo noi, di privati, con la sostituzione delle banchine e a breve con la realizzazione della vendita della nuova piazza Borgoisso. Per quanto riguarda l'ex Cinema Leone, non sono previsti particolari interventi, se non quelli di manutenzione e installazione di un impianto di proiezione visiva. E penso di aver detto abbastanza. Volevo fare solo un resoconto di questo che è già cifra che avete visto, cioè a fronte di un bilancio, come vedete, che richiede anche dalla parte sacrifici. Gli investimenti complessivi di questa amministrazione sono quasi circa 4 milioni di euro di opere che sono in corso di realizzazione, quindi di cui la maggior parte, come vedete, avvengono attraverso convenzioni con altri enti. Quindi mi sembra che non si possa essere soddisfatti, siano più soddisfatti di questa attività. Grazie. Una considerazione, questa è anche una, cerchiamo di essere possibile sintetici, perché davvero le cose fatte, ad esempio Federico ha toccato tante piccole manutenzioni che messe insieme fanno anche quelle cifre importanti, magari fatte dall'azienda eccetera. Questa è un'occasione anche per informare il Consiglio, sicuramente, ma anche i cittadini, di tutto ciò che si sta facendo e che si sta realizzando. E premetto anche che non tutto quello che si dice corrisponde alle cifre opposte in bilancio, perché tanti progetti sono a costo zero, tanti sono finanziati appunto attraverso contributi, ad esempio l'autonomous. Io volevo sottolinearlo e colgo l'occasione ufficialmente per ringraziare tutti i cittadini che ad oggi hanno donato liberamente queste cifre, le loro cifre, e a quelli che doneranno. Ecco, gli invito, qualcuno ci ascolta e anche i consiglieri, a fare propaganda di questo strumento, perché, come avete visto, quest'anno ha ancora un beneficio fiscale del 65%, dopodiché l'anno prossimo invece sarà ridotto, quindi chi desidera donare è meglio che lo faccia quest'anno, ovviamente per il punto di vista fiscale. Ecco, adesso lascio la parola all'assessore Dallo, che parlerà degli interventi politiche scolastiche. Il programma mira a fornire, mantenere, migliorare e ampliare i servizi a sostegno dell'attività scolastica presente sul territorio, con particolare riferimento ai servizi scolastici garantiti dal Comune, quindi il servizio di ristorazione scolastica dello Scolabus, il sostegno agli istituti scolastici, il sostegno al diritto allo studio, i progetti finalizzati alla realizzazione e all'ampliamento dell'offerta formativa, attuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con le associazioni presenti sul territorio, e ovviamente la realizzazione della nuova scuola materna dell'infanzia e la realizzazione del centro cultura.
scuola il luogo dell'apprendere, delle relazioni, dell'integrazione, dell'inclusione, è nella scuola che inizia la formazione dell'individuo e quindi cooperare con questa istituzione significa lavorare per la crescita dei cittadini. A scuola si superano le barriere di differenze, si formano le basi della convivenza civile, un sistema integrato di diritti e di doveri e soprattutto si realizza l'integrazione degli alunni migranti e dei diversamente abili e su questo si è concentrata l'attenzione dell'amministrazione in questi ultimi mesi. Per questo è fondamentale sostenere le istituzioni scolastiche con le strutture e mezzi adeguate per poter svolgere al meglio il loro compito didattico e pedagogico. È necessario definire con le istituzioni scolastiche obiettivi e strategie al fine di ottimizzare le risorse e razionalità degli interventi, potenziando, come è stato fatto, numerosi incontri di comunicazione e relazione tra comune e scuola, per cui numerosi sono stati i momenti di confronto sia con la dirigente che con i rappresentanti dei genitori e i rappresentanti dei docenti. Le scelte dell'amministrazione sono volte a garantire il regolare funzionamento delle strutture scolastiche attraverso interventi finalizzati alla struttura di avere l'attrezzatura, la manutenzione ordinaria, la conservazione degli edifici e la ottimizzazione del comfort degli utenti, soprattutto con particolare attenzione all'utilizzo delle risorse energetiche. Quindi per quanto riguarda gli investimenti, ovviamente sono quattro punti particolari di attenzione. Ovviamente i primi due sono stati trattati anche dall'assessore Marchesi e quindi la realizzazione della nuova scuola paterna, di cui si prevede il completamento entro fine luglio, l'arredo delle aule e degli spazi comuni, la sistemazione e la piattumazione dell'area esterna. E anche a questo proposito si sono svolti numerosi incontri con la dirigente di tutti con gli insegnanti proprio per arrivare a organizzare meglio gli spazi interni, soprattutto dal punto di vista dell'arredo. La realizzazione, l'altro punto importante, del nuovo centro di cultura di cui ho già parlato. L'analisi poi dello stato di fatto degli immobili, degli spazi, degli arredi, al fine di programmare interventi di manutenzione ordinaria, individuando le priorità di intervento, anche in accordo con la dirigenza dell'istituto e, come dicevo prima, i rappresentanti dei genitori e dei docenti con i quali più volte ci siamo incontrati. In collaborazione poi con l'assessorato all'ecologia e all'ambiente, portare gli edifici scolastici a distinguersi come green school e in particolare incentivare pratiche di riuso, risparmio e riciclo con documentazioni progressive, poi anche certificate da enti, da un ente terzo, e favorire l'accesso pedonale ciclabile per l'entrata e l'uscita dalla scuola. Per quanto riguarda invece i servizi di consumo, in particolare i servizi scolastici, definire un nuovo contratto di fornitura pasti che tenga conto delle esigenze degli utenti e della qualità costo del servizio, garantire l'erogazione dei servizi di supporto all'attività scolastica, quindi lo scuola bus e il servizio di ristorazione scolastica. Da questo punto di vista, attenzione dell'amministrazione, c'è la volontà di predisporre il prepagato proprio per ridurre gli insoluti, non sarà una cosa immediata, ma sicuramente è uno degli obiettivi. In collaborazione con l'assessorato dei servizi sociali, coordinare con l'istituto comprensivo un progetto di intervento allo scopo di sostenere le situazioni maggiormente in difficoltà, che vede il confronto, lo scambio di informazioni e l'individuazione di interventi mirati al sostegno dei minori e delle loro famiglie. In collaborazione con l'assessorato all'ecologia e all'ambiente, sviluppare e continuare in realtà il progetto E-School e il progetto Eco-Education per incentivare la raccolta differenziata e per insegnare il risparmio energetico a scuola mediante azioni di insegnamento frontale e didattica sperimentale in aula. E poi riprendere il servizio Piedicus, ma di questo parlerà poi l'assessore Bonnelli. Potenziare e sostenere il servizio di dopo scuola, calibrandolo sulla base dei bisogni effettivi, e qua rimando ovviamente al piano di diritto allo studio. Mantenere la collaborazione con le società sportive, con le associazioni che propongono attività formative, come per esempio la proposta, il progetto della prefettura di città non vale il fumo. Per quanto riguarda il sostegno agli istituti scolastici, verrà attuata un'azione integrata di sostegno economico, logistico e organizzativo agli istituti scolastici mediante la stipula e l'aggiornamento di convenzioni che sono già in atto destinate a dare supporto economico e organizzativo, la realizzazione di interventi a sostegno dell'attività formativa e didattica, con particolare riguardo a progettualità sperimentali e innovative presentate dalla scuola e da clienti,
e da questo punto di vista si condividerà con l'istituto comprensivo la programmazione in modo da predisporre il piano di diritto allo studio per l'inizio dell'anno scolastico. E poi la realizzazione di progetti che prevedono la collaborazione tra enti scolastici e biblioteca comunale. In particolare, alcune proposte proprio che escono dalla biblioteca, in particolare quindi il progetto Parco in Biblioteca, che non è un progetto nuovo, era stato proposto dalla precedente amministrazione, ma è estremamente valido e quindi continuato, che riguarda sia la scuola dell'infanzia, 12 incontri gestiti dalla biblioteca, la scuola primaria, 32 incontri, e la scuola secondaria, 18 incontri gestiti sempre dalla biblioteca. Oltre a questo, abbiamo iniziato gli incontri con l'autore, si sono già svolti due incontri con gli autori destinati alla scuola primaria e uno è già in programma in ottobre destinato alla scuola secondaria di primo grado. Sempre anche la scelta degli autori in questo caso è stata fatta sentendo proprio e collaborando con gli insegnanti. È stata poi l'occasione della giornata della memoria, si sono organizzati incontri in biblioteca e una mattinata di incontri conferenze dedicate alle classi terze della secondaria di primo grado, in questo caso anche partecipato tra l'altro la scuola di Trigolo. Stiamo terminando in questi giorni la partecipazione per un bando regionale che prevede anche un corso di cui parlerò in seguito, che comunque prevede anche un corso di formazione aperto ai docenti al fine di rendere più fruibili gli spazi della biblioteca agli alunni diversamente abili, con disturbi dell'apprendimento e con bisogni educativi specifici, acquistando anche dei testi e degli strumenti di supporto indirizzati a bambini autistici e con ADS. Quindi, per quanto riguarda poi il diritto allo studio, garantire l'attuale livello di sostegno al diritto allo studio mediante la conferma del piano adottato per il 2014-2015 e l'analisi del nuovo piano 15-16, che verrà poi comunque trattato in autunno, insomma. Questo per quanto riguarda le politiche scolastiche. Politiche culturali. Le politiche culturali che l'amministrazione comunale intende promuovere nel 2015 sono focalizzate su alcuni ambiti strategici di intervento che sono l'ulteriore potenziamento e valorizzazione dei servizi offerti dalla biblioteca, la qualificazione del patrimonio artistico, paesaggistico, storico, culturale presente sul territorio, la promozione di un'offerta culturale diversificata e il miglioramento della fruibilità del Cinema Teatro Leone e della Sala Moro. E fondamentale la continua cooperazione e collaborazione con associazioni operanti in campo culturale. Il progetto relativo alla riqualificazione di Palazzo Brunelli è centrale per la nostra amministrazione, sia in termini di struttura sia in termini di servizi erogati. La volontà di ampliare l'offerta culturale erogata dalla biblioteca è motivata dal costante incremento di un'utenza sempre più diversificata. Ciò comporta la necessità di organizzare gli spazi interni per migliorare il servizio agli utenti, la collocazione e la produzione dei materiali e di rispondere con un'offerta di servizi e di iniziative diversificate alle diverse esigenze dei cittadini. È altrettanto importante valorizzare i beni storici, paesistici e artistici presenti sul territorio al fine di salvaguardare la nostra memoria storica trasmettendola alle nuove generazioni. Quindi il museo storico, l'archivio, le eccellenze architettoniche, artistiche e culturali di ieri e di oggi devono essere valorizzate anche grazie al contributo delle validissime associazioni culturali e alle attività di volontari. Le principali finalità in termini di investimento, ovviamente, potenziare e qualificare gli spazi di Palazzo Brunelli, la biblioteca, l'archivio, il museo, le marchese e il cortile, attraverso interventi in grado di garantire la piena fruibilità da parte della cittadinanza. Gli interventi avranno inizio nel 2015, ne ha già parlato l'assessore Marchese, e proseguiranno nei prossimi anni. Seguiranno, in base ovviamente alle disponibilità di bilancio, interventi di manutenzione per il Teatro Leone, la Sala Moro
e la riqualificazione dell'arco del dovere dell'edificio attivo. Per quanto riguarda i servizi di consumo, la biblioteca comunale aderisce alla rete bibliotecaria cremonese che per poter garantire i servizi essenziali, a seguito delle difficoltà organizzative della provincia, ha aumentato la quota da 0,50 a 0,75 pro capite per complessivi 7.151,25 euro, un aumento che grava ulteriormente sui bilanci comunali. È comunque prioritario per l'amministrazione consolidare l'offerta di servizi e iniziative proposte dalla biblioteca, in particolare il prestito interbibliotecario, la navigazione gratuita in internet e la lettura con ebook. Continuerà l'erogazione del prestito a domicilio, progetto un libro per tutti, per le persone impossibilitate a uscire di casa, anziani e disabili. Proseguirà l'acquisto delle novità letterarie e di narrativa e saggistica. E da questo punto, a questo proposito, stiamo completando un progetto, un banco regionale per la valorizzazione di biblioteche, archivi storici e enti locali. Noi siamo il soggetto presentatore. La tipologia progettuale è proprio legata alla biblioteca aperta a tutti e alla promozione alla lettura. Progetto Scopriamo la Biblioteca Brocchi è un progetto che porta azioni culturali dentro e fuori l'edificio della biblioteca, che connette vari tipi di lettori e sostiene relazioni sociali significative e intergenerazionali. Valorizza il patrimonio librario e archivistico rendendolo maggiormente fruibile. In particolare il progetto presenta contenuti centrati sulla promozione alla lettura e sull'inclusione sociale e culturale della cittadinanza nelle dinamiche culturali e formative, con particolare attenzione a bambini diversamente abili e anziani. Abbiamo organizzato il maggio dei libri che ha visto una serie di iniziative che si sono svolte sul territorio comunale, a partire dagli incontri per l'autore in biblioteca dedicati ai ragazzi della scuola media, li citavo prima, incontri con la scrittrice Manuela Bussolati e con la scrittrice Daniela Palumbo. Abbiamo dato il via agli incontri con l'autore anche per gli adulti, partendo proprio con una serata con il professor Angelo Lattini, che ha tenuto una conferenza sulla letteratura concentrazionale di Levi. Grazie alla collaborazione con il gruppo teatrale Duras abbiamo fatto queste letture nel Borgo, le figure femminili nella letteratura, quattro incontri nel mese di maggio, numerosi incontri per i bambini, incontriamoci in biblioteca in particolare, letture animate per i bambini, chiave sotto la torre, svolta sotto il terrazzo, anche se dovete vedere che sotto i porci. Poi c'è stata una performance anche tra musica, video e parola dal titolo Le Metamorfosi, tratto dalle Metamorfosi. Tra l'altro, proprio la nostra attività è stata citata insieme a Roma, Liegi e alcuni comuni del Friuli proprio sul sito del Ministero, perché siamo stati tra i comuni che hanno organizzato più attività. Abbiamo poi, anche questo che è stato fatto, sicuramente la proposta nel prossimo anno, però siamo fatti nel 2015, qua parliamo di cultura medico-sanitaria, è stato dedicato un mese ai bimbi in salute, il mese di marzo, in questo caso con il patrocinio e il contributo dell'azienda ospedaliera, del gruppo professionale, dell'azienda ospedaliera di Trema. Sono state tre serate. In una abbiamo parlato del neonato, il bambino, la seconda il bambino dei primi anni di vita e la terza il bambino nell'età scolare. Io colgo l'occasione per ringraziare tutti i professionisti cremonesi e non che hanno preso parte a questi incontri e che hanno dato la loro altissima competenza per chi ovviamente la sapeva ascoltare. Sono anche partiti gli incontri con l'autore in biblioteca, in particolare si è già svolto quello con Alex Corazzoni nel mese di giugno, con Ugo Belloni e sono già in programma per il mese autunnale. Per il 2015 è stata riconfermata la figura del conservatore del museo ed è prevista anche qui la partecipazione a un bando, proprio in questi giorni si sta muovendo la cosa, quindi abbiamo preso con il conservatore, insomma, stiamo lavorando su questo bando con il conservatore. Per l'attivazione di promozione e didattica musuale e di catalogazione multimediale. L'archivio storico è parte importante ovviamente della biblioteca di Castellone,
i documenti conservati sono resi disponibili ai cittadini e studiosi che ne fanno richiesta, grazie devo dire anche all'ottima bibliotecaria, la dottoressa Lucia Ussi. L'impegno prossimo sarà quello di proseguire il lavoro di riordino e di inventarizzazione che sta proseguendo delle carte affidate alla cooperativa Archimedia e di valorizzare ulteriormente la consultazione dello stesso archivio e la conoscenza del materiale. E anche qua devo dire che l'archivio è inserito sempre in uno di questi bandi che stiamo facendo, in particolare quindi una ricerca dell'archivio che è inserita nell'attività del bando. La volontà è quella di qualificare, anche diversificare l'offerta di iniziative culturali sul territorio in eventi vari e tematici, quindi la letteratura, ovviamente i conti con l'autore, la memoria storica, la giornata della memoria, il teatro, abbiamo ancora proposto il corso di teatro ottenuto quest'anno dal dottor Agisti, ma anche mantenuto e potenziato il corso di cambio del legno, per esempio. Abbiamo continueremo a organizzare in collaborazione con associazioni e enti progetti culturali di varia rilevanza sul territorio. Penso per esempio a tutti gli incontri sull'energia organizzati in collaborazione col cantiere e a tutta l'attività che si sta svolgendo in collaborazione con la LATE. Molto significativa per promuovere e organizzare la partecipazione agli eventi culturali e artistici anche al di fuori del territorio culturale, comunale e di rilevanza nazionale. E abbiamo garantito una fase propedeutica di approfondimento. In particolare sono stati infatti organizzati tre serate, appunto propedeutica alla visita, poi alla mostra, una su Chagall, una su Van Gogh e una su Leonardo. Per l'autunno sono già previste delle uscite, stiamo ancora accordandoci, noi con la LATE, però si presume Torino, per la mostra della Venaria, poi la mostra di Raffaello, Giotto e Cenacolo. Questa è anche una collaborazione con Turing, per una collaborazione molto interessante che si sta ampliando e sta crescendo in queste ultime settimane, e vi parlerò poi nel prossimo parlando del turismo. Altro punto ultimo, ma in realtà estremamente importante, sostenere l'associazionismo locale affinché siano gli stessi cittadini ad essere i primi promotori di cultura e di valorizzazione delle tradizioni. Nella nostra città ci sono molte persone impegnate nel settore della cultura e queste risorse umane non possono essere trascurate, ma interpellate e coordinate. Da questo punto di vista devo dire che l'impegno dell'amministrazione, in particolar modo del consigliere Valentini, ha portato a ottimi risultati in termini proprio di scambi di idee, confronti di idee, scambi anche di materiale, che ha permesso anche dei risparmi alle associazioni coinvolte. Penso di non aver detto tutto, ma più o meno, chiedo se viene qualche altro. Commercio. Allora, il programma ha due principali obiettivi: la revisione degli strumenti normativi e dei regolamenti per la programmazione di attività commerciali ordinarie e straordinarie di somministrazioni sul territorio, anche attraverso la valorizzazione di un'apposita commissione composta dai rappresentanti sia delle forze politiche che delle associazioni di categorie, e il sostegno all'attività commerciale locale di vicinato anche attraverso la valorizzazione di prodotti tipici. Per quanto riguarda il primo punto, è terminata la revisione del regolamento comunale per l'esercizio del commercio in aree pubbliche e per le fiere merceologiche, anche perché volevamo prevedere e rendere diciamo più rigoroso il mercato attraverso l'introduzione della raccolta differenziata più precisa e puntuale. A breve quindi verrà convocata la commissione e poi seguirà ovviamente la delibera del Consiglio. È stato un percorso però già condiviso, in particolare con gli esercenti, abbiamo fatto diversi incontri e anzi ringrazio tutti gli esercenti, in particolare del mercato, sono per l'ottima collaborazione e condivisione delle scelte. Per quanto riguarda invece il sostegno all'attività commerciale locale, uno dei bandi che stiamo facendo è stato proprio inserito con i prodotti forse tipici del nostro comune, che è
la mela candela bianca d'inverno del progetto Valenti Verdo, ha portato anche le relazioni poi ad Expo. Quindi diciamo che sarà sempre data maggiore attenzione agli aspetti di valorizzazione del centro storico e delle zone limitrofe con interventi volti al miglioramento del decoro urbano. Alcuni di questi interventi sono proprio quelli che ha citato l'assessore Marchesi e che devono portare a un decoro sempre più notevole del nostro centro. E anche da questo punto di vista abbiamo rivisto un po' l'organizzazione dello spazzamento manuale per renderlo più organico, più preciso, puntuale, e ritengo che i miglioramenti ci siano stati. Le scelte sono sempre volte alla valorizzazione di locali di eccellenza e di sostenere l'economia locale. Le decisioni. Allora, gli interventi di opere finalizzate alla realizzazione delle attività commerciali in particolare. Allora, l'analisi dello stato di fatto relativo ai parcheggi del centro, successiva valutazione di progetti di adeguamento in collaborazione con l'assessorato alla viabilità, la collaborazione con i commercianti, in particolare con l'associazione Botteghe di Castelleone, le associazioni di categorie per la realizzazione dei eventi, devo dire collaborazione molto proficua per organizzare mercati straordinari e vari eventi che si sono tenuti nel centro. Revisione appunto dei regolamenti, aggiornamento del sito del comune con riferimento alla sezione dedicata alle attività commerciali e ricettive. Su questo dobbiamo ancora lavorare molto, anche tenendo conto insomma di quelle che sono le priorità dei dipendenti, degli uffici, però è sicuramente uno degli obiettivi. Definizione delle modalità e dei tempi di intervento di completamento delle impianti elettriche di illuminazione di portici di Archiepiglia a Roma, anche questo è sempre uno dei nostri obiettivi, ovviamente tenendo conto tra di libro di bilancio. Attività poi volta alla promozione turistica del territorio, anche grazie alla collaborazione con la Prolocco e l'associazione, come poi vedremo dal programma relativo al turismo. Rimane l'adesione al distretto di frutta e commercio e la conferma del reparto dei produttori agricoli lungo la via Garibaldi, anzi l'obiettivo è il potenziamento. È necessario poi velocizzare il mercatino dell'antiquariato, la cui presenza è sicuramente vantaggiosa per il commercio locale, ci auguriamo che al più presto si sciolga il nodo relativo alla legge regionale affinché il mercatino possa continuare a svolgere, anzi a ampliare attività. Turismo. Allora, con il presente programma si intende valorizzare la componente turistica del territorio, legata ai luoghi storici, architettonici, artistici e paesaggistici, mediante la promozione di iniziative finalizzate ad incentivare il turismo di visitatori esterni e di cittadini castellonesi, la creazione di opportunità per la scoperta e la valorizzazione dei luoghi turistici nei confronti anche delle giovani generazioni, perché sappiano apprezzare i valori costruiti per il futuro, l'attenzione all'inserimento del nostro paese per quanto possibile in circuiti turistici e iniziative turistico-culturali. E da questo punto di vista ritengo estremamente importante questa collaborazione che è nata con il club. Devo dire che il tour è già previsto due uscite a Castelleone, una è un'uscita a cui parteciperanno i consoli del Veneto e che si terrà in settembre a Santa Maria Prestanova al Santuario, e l'altra è un'intera giornata dedicata a Castelleone, il 26 di settembre, la visita al centro storico, al pranzo, e nel pomeriggio la visita a Santa Maria Prestanova, al Frutteto e al Santuario, attività che coinvolge anche tra l'altro l'Arcoloco. Però questa collaborazione col Turing si sta ampliando, per cui il Turing dedicherà anche un incontro a Castelleone presso il Sant'Agostino di Crema, sulla storia di Castelleone, e sempre col Turing si sta pensando proprio di organizzare alcune uscite, in particolare verso Milano, sempre verso il territorio prevalentemente lombardo, sfruttando proprio anche quelle che sono le
le opportunità che il turismo offre anche dal punto di vista economico, questo anche collaborando con altri comuni prevalentemente temaschi. Per quanto riguarda gli investimenti, ecco, vado a sottolineare solo alcuni aspetti. La stretta collaborazione tra l'amministrazione e il prodotto, che in questi mesi si è sempre più consolidata, sostenendo in particolare, anche qui, l'adesione a tutti, stanno sentendo un bando regionale, in questo caso sono il presentatore del prologo, in collaborazione col comune, dal titolo Scoprire Castellone. Questo progetto, curato dal prologo, si articola nell'arco di 3 anni con la finalità di far scoprire le bellezze storico-artistiche del nostro territorio, organizzando eventi e percorsi guidati e realizzando anche brochure in una guida sintetica in italiano e in inglese. Ecco, da questo punto di vista, proprio pensando a questo bando, nel compimento un altro evento culturale che abbiamo in programma per fine anno, è una mostra dedicata ad Arata, in cui, perché nel 2016 è il 60° della morte, e è una mostra che ricorderà anche la figura di Amos e Dallo, perché quest'anno, nel 2015, è il 50° della morte. Lo faremo in collaborazione proprio anche in questo caso con il prologo. Ci saranno poi tutti gli eventi organizzati in occasione della settimana della mobilità, in quale era poi l'assessore Tuselli, la collaborazione con associazioni in realtà economiche per l'organizzazione e la promozione di manifestazioni turistiche, ambientali e culturali numerosissime, come ovviamente tutti possono vedere in questi giorni a Castellone. L'adesione al portale Tutto415, che si sta perfezionando proprio in questi giorni, per cui i vari comuni stanno inviando il materiale, soprattutto relativo al servizio offerto per quanto riguarda l'enogastronomia. C'è sempre la volontà di chiedere la bandiera alla regione del Turin, ma credo che si terrà 2016. Allora, in collaborazione poi con l'assessorato ovviamente alla viabilità e ai lavori pubblici, proprio anche con finalità turistiche, si porrà particolare attenzione alla cura e alla manutenzione delle aree verdi, dell'area urbana, del centro storico e degli edifici pubblici. E si procederà all'analisi dello stato di fatto delle aree gioco e alla programmazione degli interventi. E da questo punto di vista poi parlerà l'assessore Boselli. Sì, adesso subito però segnaliamo, volevo solo citare 2 o 3 cosette anche ancora sulla cultura e ringraziare anche alcune persone, una sta uscendo ma lo volevo dire perché accanto a queste, ci sono state queste iniziative, come vedete sono decine, cioè abbiamo contato, sono più di 100 eventi all'anno, no? Non sono organizzate dal comune ma sostenute dal comune e dal Castellone, cioè dai castellonesi, che è molto, che io dico sempre, sono più iniziative che abitanti quasi, tante volte purtroppo in concomitanza, qui è una piccola autocritica che faccio, bisognerebbe riuscire a... Ci sono stati anche dei momenti ripresi, in collaborazione per dire che il 18 luglio ci sarà su Sky Bari, che è il canale, e poi con l'occasione appunto di ringraziare l'Ugenio Tedeschi della collaborazione, non solo per questa cosa, è una trasmissione con la Imparagerva, e verrà anche Castellone protagonista. Tra l'altro abbiamo accolto una trentina di docenti universitari della Germania qua, che sono stati appunto portati in paese e hanno visitato un borgo sempre con la guida di Eugenio Greci, e volevo citare le giovani guide che hanno accompagnato giovani laureati in scienze dei beni architettonici, che hanno accompagnato tutti i gruppi di turisti e anche di castellonesi che hanno visitato Santa Maria in una splendida serata che ha fatto la prologo serata e anche un altro giorno, 2. Ecco, lo citavo perché anche questo è un modo per valorizzare le eccellenze e i nostri giovani che neolaureati sono stati così disponibili per fare da guide. Do subito la parola a Massimiliano, ambiente. Un comune per definirsi sostenibile necessita di una precisa sensibilità, chiaro come obiettivo di miglioramento continuo. Il concetto di sostenibilità, inteso anche come miglior modo di vivere, è radicato nella nostra biologia amministrativa, che dopo aver liberato la strategia di zero è oggi più che mai decisa nel percorso da attuare.
I meccanismi di empowerment messi in atto per cercare di rendere questo territorio un po' più virtuoso sono diversi. In primo luogo, al contrario di quello che spesso accade, si è messo in moto un cammino di empowerment politico che era la direzione di crescita, di solito associata a strategie di giustizia. L'importante partecipazione svolta nel gruppo di lavoro tecnico della gara di rifiuti, da compilare del SRB, ci ha visti come trascinatori di questi concetti, elevando gli obiettivi del bando alla massima intenzione del recupero di materia, cancellando di fatto quello di energia, con percentuali elevate di differenziale da raggiungere obbligatoriamente. E l'introduzione entro fine 2017 della tariffazione puntuale per un beneficio economico della collettività. Nello specifico abbiamo riconfermato anche per il 2015 la bontà di alcuni progetti concreti sviluppati e sperimentati lo scorso anno, rendendo stabile ad esempio il tiro con trasporto di compranti, gratuitamente per i clienti, che ad oggi vanno dalla raccolta di oltre 500 pezzi, il 62% del quale è formato da RAE, pari a circa 40 tonnellate, avviate al recupero di uso o comunque non conferite in zona per l'incenerimento. Per zona ecologica, che grazie all'installazione di nuovi compattatori, al posto di semplici cassoni e nella rappresentazione dei conferimenti, ha visto diminuiti i danni strutturali e di furti, riducendo altresì il potenziale danno ambientale. Anche la raccolta dell'umido delle frazioni estese allo stesso gruppo cittadino è riconfermata e la campagna di pubblicizzazione del compost sul volantino informativo autostampato ha visto un incremento di 10 compostiere domestiche nelle sue frazioni in questi primi mesi, segno di una piena campagna di sensibilizzazione con l'aria sui campagna che vogliamo portare avanti. Nel complesso, la spesa di gestione rifiuti è comunque diminuita, seppur di poco. La politica dei fatti concreti ha visto anche l'organizzazione di un corso gratuito, coinvolgendo realtà di altri comuni sui diritti public procurement, ossia acquisti diretti per la pubblica amministrazione, dove, ad un tanto, sia gli amministratori e tecnici partecipanti sono riusciti a perseguire quello che può essere definito un obiettivo raggiungibile sul lungo periodo, seguendo un determinato percorso, intraprendendo con costanza e con invece con buona dose di lungimiranza. Il secondo percorso di empowerment approntato, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi, è quello educativo culturale. Una cittadinanza sensibilizzata, informata e formata, non solo sulle concrete pratiche di differenziazione del profilo del riciclaggio quotidiano, ma riguardo l'idea che sta all'origine, la spazzatura ha un valore, la cultura del rifiuto come bene comune, che arricchisce la comunità, fa da scuola tutte le implicazioni civili, tecnico-amministrative e comunitarie. Siamo partiti dalle scuole elementari, senza differenziazione tra le varie famiglie, con un investimento con più di 900 euro, donando complessivamente 66 cestini della raccolta differenziata per plastica, carta e secco, a tutte le sezioni, oltre a tre composte didattiche, a completamento educativo del progetto frutto, svolto ultimamente dalla scuola secondaria. 200 bambini hanno imparato non solo a differenziare, ma a fare la differenza, assistendo gratuitamente un emozionante, ma allo stesso tempo divertente e spettacolo agli altri, responsabilizzando i bambini sul loro futuro. Un'attenzione per il volto di educazione ambientale e la scolastica che ha visto riproporre gratuitamente il progetto Eric School per migliorare la salute dei ragazzi negli ambienti confinati. Un progetto che ha visto quest'anno l'importante riconoscimento dell'interessamento con le riviste scientifiche internazionali per una pubblicazione dei risultati e una spinta a migliorare la ricerca in questo settore. Buone pratiche che vogliamo con determinazione di proporre e di implementare. Eso Sport, il progetto sul ciclo delle scarpe della ginnastica, è stata un'azione importante. Ad oggi più di 1000 paia sono state recuperate, altrettanti speriamo di ciclare entro fine anno, per avere 50 paia di pavimentazione di shock da posare in una presa per gara, risparmiando 10.000 euro di materiale. Anche le feste organizzate sul territorio sono aumentate in numero, 6 ad oggi, con obiettivi per gli organizzatori sempre più alti. In bilancio l'aumento è stato consistente in termini percentuali rispetto allo scorso anno, 50%, ma piccoli in termini assoluti, 1.500 euro complessivi, che vorremmo aumentare sia nel sistema comunale, compatibilmente con i costi di bilancio. L'ambiente ha anche dei corpi e l'umidità. Anche quest'anno abbiamo montato una campagna di sensibilizzazione degli insetti più razionali e meglio distribuita, aumentando il numero degli interventi, qualificando tuttavia la spesa dello scorso anno, per un miglior fruibilizzante dei nuovi, progetti di importanti investimenti. A seguito di un contributo regionale, seppur volte da confermare, ben 150.000 euro sono destinati alla manutenzione straordinaria di parte delle reti pubbliche. Un intervento massivo, razionale su tutte le aree, ma con uno sbilanciamento sugli ordini sanitari, che vorrebbe diventassero fatti giochi per tutti, ovvero inclusivi rispetto all'identità. Ad oggi è partito a fare il rilevamento celerimetrico dell'attuale, senza costi, al quale seguirà il coinvolgimento e l'interessamento di più figure professionali, impegnate in associazioni volontarie con una progettazione integrata che guardi sia all'arte estetica che funzionale, interessante a guidare i limitrofi di un nuovo freno. In generale, tutti i fatti gioco riceveranno restagli, alcuni sul piano della sicurezza, altri sono verificati in giochi fissi, altri ancora sul piano.
Se i progetti regionali verranno confermati, ulteriori 55 milioni di euro saranno destinati alla riqualificazione degli ambienti umani, non punti di carbone, mirando un lavoro nazionale programmato da tempo, grazie al censimento di persone di importanti patrimoni al mondo. In merito alle politiche energetiche, nell'ottica di realizzare un piano di asilo comunale di qualità, a costo zero, dopo la brillante collaborazione con l'Università di Siena e la disponibilità degli esisti master di secondo livello, che ha permesso di redigere il primo capitolo, mediante studi approfonditi e regime dinamico del municipio, abbiamo già stilato nuove convenzioni con il Politecnico di Milano, cioè la possibilità di ospitare stagisti docenti che, studiando per tesi di vari uffici comunali, ci indicheranno la possibilità di intervento, seguendo la strada già tracciata dalla riserva di Milano. Ad oggi le figure partecipanti sono due giovani, figurati. Parallelamente si è svolta un'analisi di conforto presso la palestra d'osso, valutando insieme il sistema di fisio impianto e richiedendo una valutazione mirata al benessere del tempo. È derivato un progetto del sistema impiantistico bisogno a fin di dare ulteriori interventi spot, ma intervenendo più sotto i sistemi e riducendo drasticamente i consumi fino a quota stimata di 15.000 euro all'anno. A bilancio sono stanziati, per i deputati, per la verità, con 80.000 euro per questo importante investimento. All'unità, a marzo, sono stati liberati all'inizio della procedura di riscatto di 1.500 punti luce di proprietà di emissore. Al tempo successivo, per l'armamento, volto non solo al consistente di risparmio energetico, ma al potenziamento della rete esistente, con una progettualità ampliata e una maggiore sicurezza, nell'ottica di fare Castellone una smart city interconnessa e capace di rispondere alle esigenze future. Oggi siamo nella fase trattativa del riscatto, ma le evidenze burocratiche non ci permettono di avere una certezza del tutto dei costi del 2015. E pertanto il ciclo bilancio pare come lo scorso anno, sperando di poter ricorrere agli assestamenti, a seguito della conclusione della procedura. Ulteriori valutazioni sono in fase progettuale, con il passaggio ad un uso dell'energetica certificata in provenienza da sole e energie rinnovabili, con un risparmio ambientale enorme e un risparmio economico discreto di qualche migliaia di euro sulle erogazioni. Castellone si parte a capofila di una rete di partner, che fanno parte credo a degnare il chiesto più magari, dando l'adesione ad un progetto europeo sull'innovazione pubblica, presentato dal Politecnico di Milano e Dipartimento Erde, per fare dissemination sul territorio e risultati raggiunti. Progetti ancora preliminari per trasformarsi in previsioni sull'anno 2015, pertanto risparmio non inserire il bilancio. C'è notizia recente di interessamento da parte di una delegazione austriaca, legata soprattutto ad Expo, per visionare le politiche energetiche riferite alla nuova scuola dell'infanzia. Per quanto riguarda la viabilità, due progetti riguardanti azioni incisive per la migliorazione della velocità degli incroci dei vari pedeggi sono oggetti di progettazione esecutiva, quindi alla terza fase di progettazione, dopo un primo positivo passaggio in provincia e in proprietario delle strade, che prevede l'installazione di due portali segnaletici a bandiera a maggior garanzia della permeabilità e degli incroci nei denti segnalatori ottici fissi con flussi luminosi su due piani orizzontali e verticali, nonché il posizionamento del cambio di rilevazione di flusso entro la tarda. Lo stanziamento in bilancio vale 30.000 euro per il 2015 è sufficiente per la copertura di un solo portale e la scelta amministrativa è stata posizionata all'interesse della forza di dettaglio, sfruttando l'intersezione con la cima penale esistente e creando un piccolo vescovolo che porta nella frazione, all'interno della frazione. Ricordando che gli impianti sovrapporti sono consentiti alle strade provinciali, secondo l'ottica statistica viene delineato di dirigere dalla basta. La soluzione permette due importanti benefici, la riduzione della velocità di prossimità di incrocio, e il versamento ciclo pedonale sicuro anche di notte. Grazie all'aiuto di alcuni volontari, architetti e ingegneri, nonché di importanti associazioni di categoria come la FIAB, si sta promuovendo lo studio di nuovi ciclabili cittadini. Lo sviluppo del ciclabile in ambito urbano passa da una nuova visione delle strade esistenti, da uno studio dei flussi veicolari e da una programmazione del miglior tempo degli interventi. La redazione di un ciclabile non vuole essere solo uno strumento di indirizzo, ma un vero e proprio piano di azione, indicando percorsi urbani primari, secondari, loro progettualità e finanziamenti di obiettivi. Un documento corposo e unico che guarda il futuro. Noi abbiamo iniziato oggi. Per la verità, una grande attività di sensibilizzazione è iniziata lo scorso anno, con la partecipazione alla settimana europea della mobilità, che quest'anno vogliamo riproporre. Dal 16 al 22 settembre tutta la città sarà sede di eventi di progettualità, in parte nati durante gli incontri terminati a poco delle colpo di via, con oltre 30 dei nati in modo partecipativo, segnale confortante che la strada tracciata è quella corretta. Dobbiamo percorrerla ovviamente in modo sostenibile. Vorrei ricordare che quella settimana sono nate importantissime sinergie fra enti e associazioni dell'asse Castellone prima, attraverso la FIA dell'amministrazione, con cui sviluppiamo tutta la settimana in maniera congiunta anche quest'anno, e Castellone Soresina.
L'idea della centralità, pubblicità e professionismo è oggetto di un protocollo di intesa congiunto con la RAS, anche se voglio di poca simpatia con altri comuni che non la fanno per la struttura degli altri. Grazie alla sinergia con Fiat Cremona, il tratto è stato inserito nel progetto oggetto di finanziamento europeo di Confedere, Musica nell'Avento, come variante del tracciato stesso, importante e ciclante che collega il primo Cremona. Non solo Movita Dolce, all'attenzione dello studio artistico, ma grazie agli investimenti citati dal Vicino Comarchese da parte dell'istituzione, abbiamo programmato interventi sul primo tratto degli attacchi, in esecuzione tra settembre e ottobre, e sulla testa di Piazza Vittoria, per i reperimenti di stalli di sosta, utili al centro storico, che rimpiazzeranno quelle attualmente presenti in piazza Esso, dove verranno posizionati arredi urbani, riservati a parte sedi comuni, una funzionalità creativa che saranno un biglietto di tutta la nostra città. Non solo. Un piano parcheggio allo studio per riprendere altre attorno al centro storico, per agevolare i flussi di traffico durante il mercato ordinario del Garibaldi e quelli straordinari del Castello Antiquario, il mercato di partecipazione. Attualmente studio un protocollo di intesa con i comuni di Chiesa, Martignano, Valtappino e Montone, per la realizzazione di una rotatoria che possa risolvere la pericolosità di incrocia raso presso verso il 415 da Pompese, nei pressi del Santuario della Misericordia. Un protocollo di intesa prevede anche la finanziabilità dell'opera. E l'accordo è in fase di definizione da parte della quella parte politica dell'area vasta. Pensare globalmente, agire localmente, perché i grandi cambiamenti avvengono sempre più con le piccole azioni di ciascuno, e per questo abbiamo chiesto ai sindaci di diventare soggetti attivi nella realizzazione di progetti innovativi. Pensiamo di ripristinare il Pegus con una nuova progettualità. Siamo nati per camminare. Un primo questionario ha raccolto ben 146 adesioni, 10 partecipanti genitori. Nei prossimi mesi partiranno gli sperimentali per capirsi a variante. E l'intenzione di erogare un contributo simbolico a quella situazione che metterà a disposizione risorse per coinvolgere i volontari del progetto Pilibus, rendendolo perciò stabile. Per quanto riguarda l'innovazione, nel prossimo consiglio comunale si delibererà un proposito regolamento operativo sulla collaborazione con l'amministrazione e i cittadini in merito alla possibilità di curare in generale dei comuni in ambito urbano. Un patto di collaborazione con i cittadini dell'amministrazione pubblica basato su fiducia reciproca, trasparenza e responsabilità, inclusività e sostenibilità, con lo scopo di avvicinare tutti alla cura dei beni comuni urbani, se non essi spazi di aprire edifici, superando quelle barriere che ad oggi ostacolavano una cattiva collaborazione con le parti e che si volevano adoperare a servizio della comunità. Almeno 3 patti di collaborazione saranno entro l'anno. Sì. È in fase di progettazione di nuovi siti internet, basato sulla piattaforma open source, senza costo, e permetterà una migliore applicazione e fluidità dei contenuti. Innovativa, oltre alla grafica, sarà anche la visione settoriale con l'apertura di canali dedicati specifici, commercio, verde, emergenze e quant'altro. È in fase di progettazione avanzata la redazione di punti hotspot di connessione wifi gratuiti e luoghi di maggior affollamento e possibile utilizzo. Definita la prima manifestazione di interessi, il perseguimento dell'obiettivo del progetto a costo di zero sia per l'amministrazione che per i cittadini sia ora una fase di convenzionamento, sperando che i servizi possano partire entro l'anno. Grazie. Serve, diciamo, un pochino di sostegno comune con anche noi per davvero vedere lo stato dell'arte delle cose, tutte le iniziative che, come dato oggettivo, sono in essere. Adesso do la parola subito a Fabio Farina, che parlerà di sicurezza. Buonasera a tutti. In questi ultimi anni, per effetto della modifica del tessuto sociale e per le problematiche ad essa connesse, nonché per il diffondersi di una disdicevole cultura irresponsabilizzante, foriera di condotte sociali pericolose, si è abbassata la soglia della sicurezza percepita anche nella nostra comunità, che pure non soffre di particolari situazioni di criticità rispetto ad altri territori. È comunque compito e finalità della nostra amministrazione elevare il grado di reale percezione della sicurezza stessa. A tal fine l'amministrazione intende puntare sulla polizia locale e su una sua capacità operativa stimolata da investimenti a bilancio per l'ammodernamento della dotazione tecnologica, collaborando con le altre forze di polizia preposte al controllo del territorio e con tutte quelle organizzazioni sociali di volontariato che sono impegnate su queste tematiche. Il nostro progetto amministrativo nel settore della sicurezza e controllo del territorio prevede incontri e consultazioni periodiche con le forze dell'ordine operanti in città, carabinieri e polizia locale, ampliamento della sede della polizia locale,
con dotazione di nuovi arredi al fine di creare nuovi spazi adeguati alle esigenze di indagine nel pieno rispetto della privacy, e con dotazione di una videocamera all'ingresso della sede della polizia locale anche per monitorare il nuovo defibrillatore. Potenziamento del registro delle biciclette tenuto dalla polizia locale. L'organizzazione di un open day anche nel 2015 in cui i cittadini castiglionesi potranno visionare tutte le biciclette rinvenute in questi anni per comprendere appieno l'utilità del progetto. Installazione di un sistema di videosorveglianza fisso nelle principali vie di accesso alla città, alla stazione ferroviaria e nelle aree a rischio, al fine di garantire una maggiore salvaguardia del patrimonio pubblico e privato e una più efficace tutela della popolazione. Potenziamento dell'attività di videosorveglianza investigativa attraverso l'utilizzo delle tre telecamere mobili attualmente in dotazione, di cui due acquistate nel corso del 2015 con registrazione e monitoraggio continuo di area a rischio. Intensificazione dell'attività di controllo finalizzata alla sicurezza stradale attraverso il direttore d'arca 193 acquistato nel 2015, che consente l'individuazione di veicoli non revisionati, non assicurati o rubati. Adozione di un software comunale aggiornato in tempo reale, funzionale alle segnalazioni telefoniche e informatiche di episodi di illegalità. Miglioramento e potenziamento dell'illuminazione delle zone a rischio, sistemazione delle aree pubbliche degradate e piani di animazione, contrasto all'abbandono dei rifiuti anche attraverso controlli più intensi, contrasto alle residenze fittizie e all'occupazione abusiva di mobili, promozione di campagne informative anche attraverso la pubblicazione di guide volte a prevenire il compimento dei reati maggiormente diffusi nel territorio, come il truffa agli anziani, le frodi online e i punti di abitazione. Impegno del Comune e della Polizia Locale per affrontare le problematiche di devianza giovanile attraverso il tavolo interistituzionale delle dipendenze giovanili a cui partecipano prefettura, scuole, forze dell'ordine, oratorio e associazioni rappresentanti del mondo giovanile, studio e ricerca di soluzioni per le emergenze specifiche riscontrate in città che causano maggiore preoccupazione dei cittadini attraverso interventi specifici mirati, coordinati con le forze dell'ordine, come è avvenuto per la piattaforma ecologica e gli esercizi. Collaborazione con la Polizia Locale di Solesina, attraverso la convenzione che andremo ad approvare poi, collaborazione che si è rivelata particolarmente proficua negli anni scorsi, anche in relazione al contrasto al traffico di biciclette rubate, con azioni congiunte di controllo stradale di polizia giudiziaria attraverso la condivisione delle risorse umane e tecnologiche nel rispetto del reciproco di competenza. Prima di passare al settore sociale, aggiungevo due cose. Rispetto al discorso di videosorveglianza, come ha detto già il consigliere, ci sarà un investimento in questo bilancio sulla videosorveglianza fissa. Dico io, sono già stati fatti parecchi incontri con diversi tipi che fanno videosorveglianza, parecchi sopralluoghi nei comuni dove questa videosorveglianza c'è, ormai sono qui, sappiamo, di veramente a 360 gradi. E poi l'opera di incentivazione, non del monitoraggio con la videosorveglianza per prevenire furti, è anche stata così sollecitata, è avvenuta con l'oratorio, perché in accordo appunto con l'oratorio, l'oratorio stesso ha realizzato l'impianto di videosorveglianza all'ingresso, perché è quel tratto che vedeva parecchi furti di biciclette, e quest'anno non diciamo niente, comunque dal punto di vista della prevenzione ci sono risolti per ora. Il sociale. Allora, il sociale, forse ecco l'intervento che avete visto, forse anche nella relazione, più corposo. Cercherò di sintetizzarlo, anche se è molto difficile perché le partite che gioca in questo settore sono tantissime.
La premessa, come sempre, è l'attenzione alla persona attraverso i servizi comunali e sovracomunali, in sinergia col terzo settore, che costituiscono il modello di riferimento della risposta al bisogno tradizionale o al bisogno emergente, e ci sono tanti bisogni di emergenza. Vabbè, ovviamente il principio poi di sussidiarietà, ma adesso non entro nel merito, dico solo che gli orizzonti nostri della progettazione rispetto al sociale si inseriscono nell'orizzonte più grande della progettazione distrettuale, ovviamente, del distretto di Crema, quindi nell'ambito della comunità sociale cremasca, di cui ovviamente possiamo parlare, siamo soci, e sia anche nell'aspetto socio-sanitario, quindi ASL Cremona e anche aziende ospedaliere. Allora, durante i primi mesi dell'anno 2015, il Comune di Castellone, attraverso il proprio organico, che come sapete già qualche mese è al completo, quindi con tre assistenti sociali a tempo pieno, e specificatamente con l'assistenza sociale del distretto, ha dato il proprio significativo apporto alla definizione del nuovo piano di zona, il quinto, per il triennio 2015-2017. Siamo sempre presenti ovviamente a tutti gli appuntamenti, sia delle assembleari, sia dei comitati, dei gruppi ristretti, dei sindaci, sia il sottoscritto ma anche il consigliere delegato Alessia Ferrari. Gli obiettivi, ecco, della programmazione indicata dal piano di zona sono tre: la presentazione di comunità integrata, il lavoro di comunità e la riorganizzazione del lavoro sociale. Cito solo i titoli per non ecco, il Comune di Castellone come si muove riguardo a questi tre obiettivi? Allora, innanzitutto si è voluto davvero ripristinare anche periodicamente gli incontri con il Comitato Ristretto dei Sindaci, vero e proprio luogo di condivisione delle politiche sociali distrettuali, assieme alle sindaci ovviamente, ma soprattutto la convocazione regolare dei comuni del subambito numero 5, recuperando quel dialogo, quel ruolo proprio che deve assolvere il comune in Capofila. Come sapete, quando sono insediati, i due comuni si erano sfilati, invece sono ritornati a progettare insieme nel subambito nostro numero 5. Il Castellone si è posta come protagonista del distretto. Cito solo due iniziative: il corso per amministratori di sostegno, che ha avuto la partecipazione di ben 34 persone, sindaci anche, che diventano una risorsa per tutto il territorio. Sapete cosa significa, appunto, e quanti sono, continuano ad aumentare anche le persone che richiedono questa figura di, appunto, sostegno. E poi l'altra iniziativa del donativo, che ha visto veramente un grande successo da parte di tutti i comuni del Sumatra. Magari dopo accenderò. Ecco, siamo ovviamente nella fase di approvazione a livello distrettuale del nuovo regolamento di accesso ai servizi sociali, in attuazione al DL 259 del 2013, che ha introdotto le nuove norme ISEE. Adesso c'è già una prima bozza a livello distrettuale, e si stanno attendendo e facendo le simulazioni. Poi, allora, del distretto ho già parlato, semplicemente do alcuni dati. Abbiamo tre assistenti sociali a tempo pieno nel Comune di Castellone, di cui una fa 6 ore al Comune di Chiesa. Poi un assistente sociale coordinatrice subambito, e referente presso per tutte le nostre assistenti sociali all'ufficio di Piano di Crema, poi assistente sociale a Marignano Credera, e infine un assistente sociale assunta dalla comunità sociale cremasca nelle sedi di Gomito Mascazzano e Conde del Partagina. Poi sapete che lo riconosco, per le date, un impiegato amministrativo. Allora, l'idea di un unico ufficio che ha trovato risposta concreta all'interno del settore organizzativo che ci è stata data, la riteniamo vincente, nel senso che davvero c'è una progettazione, una programmazione di subambito davvero proficua. Vado avanti veloce. A livello proprio delle azioni amministrative del Comune di Castellone, che sono partite già da poco,
anni, mesi scorsi, ma che continuano, sono state queste azioni attivate nel gruppo di lavoro denominato politiche sociali, che è già stato convocato 3 volte nel corso dell'anno passato e nel quale sono rappresentati tutti i gruppi presenti all'interno del Consiglio Comunale e i rappresentanti indicati da associazioni, gruppi e sindacati presenti ed operanti nella nostra città secondo il settore, nel settore sociale. Allora, nel lavoro di tale commissione si sono proposti alcuni filoni tematici che svilupperanno delle azioni veramente concrete. È ovvio che anche alla luce del piano di zona sono tutte azioni che vanno prima programmate e poi dopo realizzate. Molte ci sono già in corso. Cito queste aree tematiche. Area tematica di dipendenza e politiche di prevenzione al disagio. Questa è già stata convocata 3 volte e in questo progetto, non so se dopo magari il consiglio delegato non parlerà, quindi lo salto. Poi area tematica anziani, tutela e prevenzione della salute. Questa è già stata convocata 2 volte, ulteriori volte rispetto a quelle che ho già citato prima. E qui si partirà dallo studio della condizione degli ultra 65 anni a Castellone, con un'azione di screening e collaborazione anche con l'ASL di Cremona e del distretto di Cremona, anche ai fini dell'implementazione della banca dati delle fragilità, creando sinergie di rete tra i soggetti che sono direttamente e istituzionalmente impegnati con l'offerta dei diversi servizi sul territorio, Fondazione Brunelli, Opere Pier Mille, Late, Hauser, Medici di Medicina Generale. C'è stato un incontro davvero proficuo nella sede della Brunelli, ci sono trasferiti là, è stato un primo incontro dove già si è messo sul campo ciò che c'è e delle azioni concrete che ti mostro qui ad Anni. Poi abbiamo area tematica della promozione e della collaborazione territoriale con soggetti del volontariato e del terzo settore. Qua dico solo 2 cose, perché riguardano l'estate, ecco, c'è l'ultima di queste iniziative, sono le sinergie, la sinergia con la parrocchia e l'oratorio, in continuità anche con l'accordo fatto dall'amministrazione precedente per la gestione dell'estate dei ragazzi, implementato con ulteriori risorse economiche, ma anche personali, umane, per la gestione degli occhi di Santa Chiara, ma anche per lo sport e le altre attività, cioè appena concluse. E qui si entrerà anche nel discorso welfare e legami, che è finanziato a carico a livello distrettuale con altre progettualità. L'ultima area tematica, che è quella delle politiche abitative per il lavoro, per lo sviluppo sostenibile, inclusa l'area della disabilità. Qua entrerò un attimino dopo, quando andremo a parlare delle categorie ERP e delle case popolari. Salto dei pezzi, ecco, innanzitutto finalità da conseguire azioni molto, obiettivi molto concreti, adozione del regolamento per l'accesso ai servizi sociali, quello che dicevo prima, la nuova normativa ISEE. Poi il mantenimento della, questo ovviamente tutti i comuni, mantenimento della posta portata che è il fondo di solidarietà nella politica, l'oggi della politica comunitaria distrettuale. Questo è molto importante, lo sottolineo, perché alla luce, che poi vedremo dopo, degli ulteriori casi che abbiamo, ad esempio, di minori collocati in struttura, è fondamentale il supporto che ci viene dalla comunità sociale che masca, quello di sostenere il 50% della spesa, come sapete. Poi, ecco qui l'idea, questo è un po' più difficile per ora, non ce ne sono, comunque di trovare alloggi temporanei o di soccorso per dare risposta di emergenza alla questione sfratti, che come sappiamo è divenuta stringente, però sempre in un'ottica generativa di accompagnamento all'autonomia, cioè che non rimanga un alloggio temporaneo per sempre, perché se è temporaneo di soccorso il tempo deve essere limitato. Poi, ecco qui importantissimo, iniziative che favoriscono l'integrazione sociale di persone diversamente abili o con disagio psichico. Ecco, questo è il problema principale che abbiamo rispetto ai minori, cioè che la venuta meno, cioè la mancanza di fondi, come dicevo prima, che la provincia o area vasta erogava per questi tipi di servizi. Come vi ho già accennato, noi l'abbiamo messo in calcio, però stiamo facendo delle azioni come area vasta, attraverso anche l'UPL, attraverso la regione, attraverso l'ANCI, nei confronti del governo, affinché questa partita la prenda in mano chi deve prenderla in mano,
che non rientra nelle competenze regionali, non rientra più nel finanziamento della provincia perché non li ha, qualcuno però lo deve fare, questo deve sostenere questo, anche perché siamo in contatto anche, sto parlando adesso di Area Vasta, con le associazioni degli investimenti abili che giustamente sono quartieri di guerra. Io qua dico solo una cosa, cioè al ragazzino che deve avere l'assistenza persona per andare a scuola, non gli frega se, scusate se dico, sono puntato, banale, se è il comune, se è la provincia, se è la regione, se è lo Stato che è una questione di lucro. Il problema è che questo va garantito. Noi, ripeto, lo facciamo al di là della normativa che cavillando dice non compete più la provincia, ma non compete neanche il comune, non compete la regione. Quindi questo mi sento di rassicurare anche per i nostri ragazzi che usufruiscono di questo servizio e soprattutto le loro famiglie. Poi sostegno economico alle famiglie in difficoltà sempre mediante l'attivazione di titoli sociali monitorati e all'interno di progetti sociali monitorati. Poi mantenere progetti non più finanziati con le leggi di settore attraverso la realtà di volontariato del territorio. Ecco, qui salto perché mi rendo conto che è corposo e glielo. Allora, qui adesso nei diversi settori, andiamo sul minore e la sua famiglia. Interventi e sostegno alla famiglia rimangono ovviamente quelli che già sono in essere e funzionano molto bene, che conoscete già probabilmente, il Centro di Aggregazione Giovanile, il CAG, che ha avuto 25 ragazzi iscritti, e il Centro Estivo per i Bambini, quest'anno c'è ulteriore numero di iscrizioni, 64, e alcuni che stavano ancora a venire alle mamme, è iniziato il 1 di luglio, questo, lunedì questo. Ecco, vi faccio notare che come dati abbiamo 66 famiglie in condizioni di fragilità con 113 minori che sono in carico al servizio sociale, che fanno parte di queste famiglie. Ecco, ovviamente i percorsi e l'attenzione del servizio sociale è posta ai non solo interventi sul minore, ma anche a percorsi educativi formativi su tutta la famiglia. L'asilo nido comunale mantiene il livello di qualità raggiunto che è buono, anzi direi eccellente, ha sempre il massimo dei posti, sono 42. Il servizio fuori orario, grande offerta in termini di prevenzione, questa è attuata in collaborazione con cooperative individuali che prestano servizio educativo e di direzione per i minori. È rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. Ecco, del resto dello sport lì, che con la collaborazione l'ho già detta prima. Riguardo ai nuclei familiari stranieri, si sta riattivando il servizio di mediazione culturale in merito anche e soprattutto all'abbandono scolastico, alla prevenzione dell'abbandono scolastico. Ci sono stati anche degli articoli sulla stampa, forse vi informate anche per questo, e qui bisogna davvero dare una stretta, un giro di linea. Nell'area educativa, ovviamente, e qui non mi entro in mente perché ha già parlato l'assessore dell'anno prima, una grande collaborazione con gli istituti scolastici per prevenire situazioni di disagio e difficoltà familiari. Ecco, questo c'è una costante sinergia con la scuola. Ecco, vado avanti. Ecco, lascio la parola, per esempio, variamo anche la voce alla Valeria, consigliere delegato alle politiche giovanili. Allora, l'obiettivo primario dell'attuale amministrazione comunale è quello di cercare di rendere protagonista i giovani e l'amministrativo partecipa all'azione sociale. Sostegno di tale obiettivo in collaborazione e una collaborazione molto positiva con il consigliere delegato di un'altra del settore Mancalenti, in continuazione con la testa della Costituzione 96-14, l'amministrazione comunale unicamente tra associazioni di volontariato ha ideato e partecipato ad un bando provinciale con il progetto del Vita in Società, arrivando al secondo posto. E questo progetto è volto proprio alla responsabilità dei giovani, come tutti quanti anni, avessero un ruolo come attività sociale. Il risultato è che la creazione di un gruppo di ragazzi attivo, dinamico e con voglia di impegnarsi all'interno della società. L'iniziativa è dedicata inizialmente nei maggiorenni, poi ampliarsi anche ad altre fasce d'età grazie anche alla capacità di coinvolgimento di questi giovani e alla forte adesione che questi hanno mostrato verso questo progetto, che è iniziato comunque come una scommessa, ma si è una scommessa a non sfruttare le vicende. Non senza comunque difficoltà si sarà un rapporto interpersonale tra associazioni, volontariato e scuola famiglia.
famiglie in cammino di Aido. Amministrazione comunale, mondo giovanile, con tutte le varie dinamiche, e comunità sociale. L'obiettivo adesso quindi è quello di continuare ad offrire, grazie anche alle diverse realtà presenti nel territorio castellonese, questo percorso, pur nella consapevolezza di che è una sfida, che è una sfida con un percorso di ostacoli che ci aspetta soprattutto per la carenza, se non l'assenza comunque di fondi, ma questo non ci spinge comunque a continuare a collaborare con il territorio che comunque risponde, questo grazie anche ad un lavoro, o meglio comunque ad un metodo di lavoro collaborativo che si sta cercando di attuare, e questo grazie comunque alla costante presenza di Gianluca Valtarelli, che ringrazio tra l'altro perché la scuola non stare in più. Altro progetto innovato, un progetto integrato che vede protagonisti tre settori, il settore giovanile, il settore sociale, il settore della sicurezza, e quindi il primo piano della nostra amministrazione, il tavolo interistituzionale sulle dipendenze, un laboratorio di pensiero non solo, un punto di incontro per le diverse realtà del nostro territorio sul tema spinoso delle dipendenze, d'alcol e droga, che vede la partecipazione di sindaco, consiglieri di maggioranza e di minoranza, una partecipazione collaborativa. Attiva anche le dirigenti scolastiche, le forze dell'ordine, dei carabinieri vigili, prefettura, famiglie in cammino, oratorio, mondo dello sport, rappresentanti del mondo giovanile, rappresentanti degli insegnanti. L'obiettivo di questo tavolo riguarda le azioni di contrasto, le azioni di dipendenza, con l'individuazione e condivisione di modelli di azioni condivise, azioni che ogni realtà attua quotidianamente, quindi non c'è bisogno di diventare oggi supereroi. Altro obiettivo è quello di allargare la partecipazione al tavolo, sia la partecipazione sia dal punto di vista delle persone ma dal punto di vista della professionalità, con l'obiettivo di ampliare le conoscenze e le opportunità del sistema. Per il nuovo stiamo cercando di coinvolgere le figure medico-sanitarie, tra le quali abbiamo individuato anche una figura medico-sanitaria che ha dato la propria disponibilità alla partecipazione al tavolo, con anche l'ampliamento ad altre figure quali esercito, che opera a livello virtuale, a livello virtuale prima. Questo è altro obiettivo, quello comunque di continuare il progetto iniziato l'anno scorso delle gruppi di società, quindi con la Casa della Costituzione, che quest'anno si svolgerà durante la settimana della mobilità, si svolgerà il 19 settembre, quindi in collaborazione anche con l'assessore Massimiliano Busnelli. Coinvolgendo sempre il terzo settore, il volontariato, e cercando comunque anche di dare attuazione ai pensieri del tavolo interistituzionale sulle dipendenze, portando quindi all'interno della festa azioni educative e messaggi educativi, creando una mini campagna informativa basata su documentazioni e campagne spot promosse dal Ministero, quindi canali istituzionali, visti anche la delicatezza comunque del tema che vogliamo affrontare. Abbiamo messo online il nuovo gruppo Giovanni Castiglione, quindi l'obiettivo è quello di ampliare e di rendere maggiormente accessibile il gruppo Giovani, magari anche domani con la modifica comunque del sito del comune, la varianza grafica diversa e più immediata, cercando comunque anche di creare sinergie nuove al di fuori del confine comunale, sempre in un'ottica di non semplice adesione di un programma esterno comunque a reti comunque come una crema, ma al contrario venire e spendere risorse in modo consapevole, razionale e ordinato, tenendo conto delle esigenze e non esigenze presenti nel nostro lavoro, nel nostro territorio. Grazie. Riprendo parlando delle fragilità relative alla diversa abilità. Qui quindi volevo dire che al di là delle iniziative, delle poste in bilancio, dei servizi che ci sono, l'idea vostra, penso condivisa da tutti, è quella di creare davvero una comunità sensibile e far vedere la sensibilità di questa comunità attorno alle persone che hanno avuto a che fare con una diversa abilità. A me è sempre la frase di Simona Zoli, che non so se la conoscete, con la ballerina, che dice che la disabilità sta